Sì, ecco, si sente adesso. Buonasera a tutti e grazie davvero per essere presenti così numerosi a questo appuntamento che per la Biblioteca dell'Archiginnasio, per tutti noi bibliotecari, è sicuramente eccezionale. Non ci è mai capitato, sinceramente, per l'inaugurazione di una nostra mostra di avere un pubblico così numeroso, quindi grazie. Io sono Anna Manfron e mi trovo a dirigere da un po' di tempo l'istituzione biblioteche del Comune di Bologna, di cui appunto l'Archiginnasio fa parte, dopo aver appunto lavorato direttamente in Archiginnasio per una ventina d'anni, quindi immaginatevi il piacere che mi fa appunto questo successo. Dunque, la scaletta prevede appunto un breve intervento mio con tutti i ringraziamenti dovuti. Poi avremo appunto una prima lettura fatta appunto da Wuming. Poi i colleghi, i bibliotecari dell'Archiginnasio che hanno curato la mostra, introdurranno alcuni elementi nuovi che in occasione della mostra sono emersi. E poi soprattutto, ecco, il cuore di questo pomeriggio sarà l'intervento di Wuming e di questi due eccezionali storici che mi trovo così ad avere la fortuna di avere alla mia destra e alla mia sinistra. Mi sembra una cosa che non ci credevo che potesse appunto mai capitare nella mia vita. Poi ecco, ci aspettiamo una in chiusura che, sollecitati appunto da Wuming, di avere interventi da parte vostra per chiudere attorno alle 19:30, insomma, quando vogliamo. Stasera la biblioteca è nostra e vostra contemporaneamente. Bene, allora comincio con una domanda. A cosa servono le biblioteche e qual è la loro funzione principale? Beh, io penso che la risposta più giusta e appropriata sia che le biblioteche sono istituti deputati alla promozione dell'informazione e della conoscenza, intesa proprio come uno strumento indispensabile per l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Non a caso il manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche afferma questo: la biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza delle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali. Bene, in questo momento storico in cui la conoscenza e il sapere sono sottovalutati, va ancora più sottolineata la funzione delle biblioteche come presidi per lo sviluppo della cultura. La loro missione è soprattutto quella di mettere a disposizione di tutti professionalità, e questi sono i bibliotecari, e strumenti utili per conoscere e analizzare criticamente il nostro passato, ma anche ovviamente il nostro presente. Ecco, dalla presentazione, dalla visita alla mostra che inauguriamo oggi, compresa la sua versione virtuale, la mostra ha già una versione web molto più ricca di contenuti rispetto a quelli che stanno nelle bacheche, vedrete come la costruzione dei contenuti sia frutto di ricerche fatte in archivi e biblioteche, compresa appunto quella dell'Archiginnasio. Prima, in occasione di un seminario tenuto all'Università di Bologna proprio dai professori Ginsburg e Prosperi nell'anno accademico 71-72, oggetto nel 75 di Giochi di pazienza, una pubblicazione fondamentale per chi è interessato alla metodologia del lavoro dello storico, e poi del romanzo Q, pubblicato 20 anni fa, nel 1999. Dagli anni 70, quelli del famoso seminario, a oggi moltissimo è cambiato anche per il mondo delle biblioteche e ancora di più per le biblioteche storiche di conservazione come l'Archiginnasio. Prima la loro esistenza non era messa in discussione. Oggi
si fanno considerazioni sul valore di questa tipologia di biblioteche, sulla sostenibilità della loro gestione. E anche noi bibliotecari ci interroghiamo, consapevoli che, del fatto che nulla va dato per scontato. Fare mostre in biblioteca, come appunto questa che stiamo per inaugurare, è una delle risposte possibili. È una forma di restituzione alla collettività, è una sorta di conservazione attiva, è una delle modalità attraverso le quali garantire la fruibilità del patrimonio da parte del pubblico più vasto, di persone che altrimenti rimarrebbero sempre escluse dall'esercizio di un diritto, quello cioè di accedere a libri e documenti di solito per loro difficilmente visibili. La mostra dedicata a Q porta con forza l'attenzione su fattori come il successo della ricerca, le pubblicazioni derivate dall'utilizzo del nostro patrimonio documentario, la creazione di nuovi prodotti artistici e culturali. Si tratta di fattori che dimostrano l'impatto e il valore delle biblioteche storiche come l'Archiginnasio, che generano attività di produzione culturale più che mero consumo di informazione. Questa funzione è riservata ad altre tipologie di biblioteca. Offrono cioè opportunità che sfuggono a rilevazioni specifiche perché non rientrano nelle indagini e nelle tipologie di indicatori normalmente utilizzati per valutare i servizi bibliotecari. Le mostre quindi possono essere occasioni attraverso le quali la biblioteca storica ripensa il suo modo di comunicare se stessa come servizio pubblico. E quella che stiamo per inaugurare racconta proprio questo, cioè come dai libri e dai documenti conservati nelle biblioteche, dalle vicende che gli storici ricostruiscono studiandoli, possano scaturire nuovi prodotti culturali come il romanzo che sta al centro della narrazione che si dipana attraverso bacheche e pannelli della mostra. Le mostre infine sono sempre l'occasione per nuovi approfondimenti. In questo caso sono state individuate in particolare alcune edizioni che confermano le ipotesi di ricerca degli storici e che rafforzano la trama del romanzo. Ve ne parleranno appunto i bibliotecari dell'Archiginnasio, Marcello Fini e Michele Righini, che hanno curato insieme a Wu Ming la mostra. Chiudo ricordando i dati principali dell'esposizione. Rimarrà aperta fino al 3 novembre, la portiamo avanti per parecchi mesi perché vogliamo arrivare a coincidere per l'ultimo periodo espositivo con la festa della storia che come sempre vedrà svolgersi in Archiginnasio parecchi dei suoi appuntamenti. Appunto, altro elemento, dati riguardanti l'esposizione, come vi dicevo, appunto è stata curata in collaborazione con Wu Ming da Marcello Fine e Michele Righini, bibliotecari. Poi alla mostra hanno collaborato altri 15 fra colleghe e colleghi dell'Archiginnasio e dell'istituzione biblioteche tutta. Non posso citarli tutti, li trovate i loro nomi nei crediti che sono sia nella mostra, diciamo, nei pannelli che nella mostra online. Però voglio ricordarne alcuni in particolare. Intanto Alessandra Curti, che è la responsabile della biblioteca dell'Archiginnasio, poi la nostra restauratrice Irene Ansaloni, senza la cui attività non sarebbe stato possibile, no, completare le operazioni che sono indispensabili per allestire anche pezzi particolarmente rari e di pregio nelle bacheche. Poi le colleghe della sezione manoscritti, Raria Stampa, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, alla cui responsabile Patrizia Busi si deve l'identificazione di due documenti importantissimi che sono esposti per la prima volta in questa occasione. Clara Maldini per i materiali iconografici, vedrete che ce ne sono tanti in mostra, e infine Rosa Spina, bibliotecaria specializzata nella catalogazione del libro antico. La quasi totalità dei materiali esposti, circa un centinaio di pezzi, appartengono alle raccolte principali dell'Archiginnasio, appunto la sezione manoscritti e rari, il gabinetto disegni e stampe, i fondi antichi.
Ritorno poi alla nostra convinzione circa l'importanza della restituzione pubblica del nostro lavoro attraverso, appunto, in questo caso una mostra, ricordando che come la gran parte di quelle curate dalla biblioteca, ha appunto una versione web, perché chiunque possa attingere idee e materiali anche dopo la chiusura della mostra, cioè la versione web rimane sempre a disposizione. Allo scopo di spiegare e mettere a disposizione i contenuti, abbiamo anche stampato un pieghevole che è in distribuzione gratuita e il catalogo a colori completo di tutti i pezzi esposti, che è messo in vendita a soli 3 euro, prodotto diciamo sempre dai nostri bibliotecari, stampato pressoché in casa e quindi insomma disponibile per una cifra così irrisoria per chi ama più la carta che non il web. Poi nel corso di tutta l'estate ci saranno visite guidate gratuite, gli appuntamenti sono già in calendario, sono già elencati, condotte appunto direttamente dai bibliotecari che hanno curato la mostra e vedranno anche la presenza di Wuming, che ovviamente ringrazio anche per questo ulteriore generoso contributo. Per ultimi, ma certamente non per importanza, i ringraziamenti a chi non ci ha fatto mancare collaborazione e sostegno. Abbiamo istituzioni straniere come la Biblioteca di Cambridge, la Biblioteca di Wolfenbüttel in Germania, il British Museum, che ci hanno fornito materiali utili appunto a completare e integrare le ricerche. Ma ecco, soprattutto Carlo Ginzburg e Adriano Prosperi, due storici italiani di fama internazionale, amici di lunga data dell'Archiginnasio. Uno di loro, Carlo Ginzburg, è anche membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Biblioteche, che ci onorano oggi con la loro presenza e che soprattutto con il loro magistero ci hanno insegnato i procedimenti della ricerca e le caratteristiche del lavoro storiografico, senza mai dimenticare, di questo sono grata a entrambi davvero tantissimo, l'attenzione che hanno sempre riservato al nostro lavoro, quello dei bibliotecari che producono cataloghi, repertori, bibliografie utili, come hanno scritto, per esplorare l'ignoto, per trovare qualcosa di cui non si sospetta l'esistenza, nuovi documenti per la costruzione di nuove ipotesi e così progredire nella conoscenza. Grazie. Grazie davvero. Avrete capito che oggi è quasi il coronamento del mio sogno e forse anche appunto della mia carriera di bibliotecaria. Dunque, allora adesso passo la parola appunto a Wuming per un minuto di lettura. Dove sono? Perfetto. Beh, pochi secondi. Innanzitutto buonasera a tutti, per ringraziare tutti i presenti. E pochi secondi per una dedica e un ringraziamento e un ricordo di una persona che non è qui. Si tratta di Severino Cesari, una persona che avrebbe pensato, organizzato e amato un momento e una giornata del genere, una persona che abbiamo avuto la fortuna di conoscere come professionista di questo mestiere straordinario, ma innanzitutto come persona meravigliosa, e quindi proprio lui sicuramente uno di quelli che sono qui oggi e senza il quale tutta questa storia semplicemente non sarebbe potuta esistere. ...1555, fuori dall'Europa. Sulla prima pagina è scritto: nell'affresco sono una delle figure di sfondo. La grafia meticolosa, senza sbavature, minuta. Nomi, luoghi, date, riflessioni. Il taccuino degli ultimi giorni convulsi. Le lettere ingiallite e decrepite,
polvere di decenni trascorsi. La moneta del regno dei folli dondola sul petto a ricordarmi l'eterna oscillazione delle fortune umane. Il libro, forse l'unica copia scampata, non è più stato aperto. I nomi sono nomi di morti, i miei e quelli di coloro che hanno percorso i sentieri tortuosi. Gli anni che abbiamo vissuto hanno seppellito per sempre l'innocenza del mondo. Vi ho promesso di non dimenticare, vi ho portati in salvo nella memoria. Voglio tenere tutto stretto, fin dal principio, i dettagli, il caso, il fluire degli eventi. Prima che la distanza offuschi lo sguardo che si volge indietro, attutendo il frastuono delle voci, delle armi, degli eserciti, il riso, le grida. Eppure solo la distanza consente di risalire a un probabile inizio. La parola ora a Marcello e Michele, che appunto bibliotecari dell'Archiginnasio ci presentano una piccola anteprima della mostra. Allora, parlo io a nome anche di Marcello, che comunque poi vorrà intervenire, ma mi sento di dire anche a nome di tutte le persone che abbiamo appena ricordato, quindi vorrei dare l'idea di questo lavoro collettivo. Naturalmente qualunque cosa sbagliata possa dire oggi, quella rimane solo responsabilità mia. Voglio iniziare con una citazione brevissima, poco più di una riga, ed è questa: due grandi eventi storici resero possibile un caso come quello di Menocchio, l'invenzione della stampa e la riforma. Il nome di Menocchio e la presenza al mio fianco anche del professor Ginsburg rendono facilmente identificabile la citazione, che è tratta dall'introduzione del formaggio e i vermi, uno dei libri più importanti appunto di Carlo Ginsburg, e che racconta e studia il caso da una parte eccezionale e dall'altro paradigmatico del mugnaio friulano Menocchio, che appunto trova coraggio e mezzi per esprimere le proprie idee religiose, a causa delle quali poi finirà giustiziato appunto in quanto considerate eretiche, e trova coraggio e mezzi grazie ai due eventi storici citati, cioè l'esempio dei movimenti riformatori cinquecenteschi gli dà il coraggio per prendere la parola e in un certo senso anche ribellarsi. La diffusione della stampa gli dà invece i mezzi per farlo, le parole stesse che trova anche in libri che fino a pochi decenni prima non avrebbe potuto mai avere a disposizione. Questo discorso vale anche per molti dei personaggi di Q, che spesso sono della classe sociale, diciamo, di Menocchio, sono abituati a non prendere la parola, lo fanno per la prima volta con gli stessi mezzi, cioè con lo stesso coraggio appunto ispirato dai movimenti riformatori e utilizzando le parole dei libri, quando non in questo caso anche i testi stampati. Quando abbiamo iniziato, cioè quando in realtà abbiamo realizzato che Q quest'anno avrebbe compiuto 20 anni, avevamo ben presente che questi erano i due assi fondanti del romanzo, cioè da una parte la riforma, o meglio tutti i movimenti riformatori del periodo, dall'altra la diffusione della stampa, e è stato facile intuire che andare a scavare nei nostri cataloghi, andare a interrogare il nostro patrimonio partendo dagli spunti provenienti dal romanzo su questi due filoni poteva essere un'operazione interessante e proficua. Abbiamo quindi iniziato questo lavoro, non dimenticando fra l'altro che Q è un romanzo scritto e pensato a Bologna, e una delle nostre mission fondamentali è proprio anche quella di conservare e diciamo valorizzare gli elementi e i fermenti culturali della nostra città. Il primo lavoro è stato quindi piuttosto semplice e diciamo banale, nel senso che abbiamo, sulla base della lettura del romanzo, estratto documenti
testi citati, documenti relativi ai personaggi e agli eventi storici che fanno da fondamento al romanzo stesso, proprio interrogando i nostri cataloghi, andando a guardare il nostro patrimonio per vedere cosa ci poteva essere di interessante. E la cosa è andata anche in realtà ben oltre le nostre più rose aspettative. Dopodiché siamo passati a cercare di dare una forma, un ordine logico che partisse dal romanzo. La scansione, il percorso espositivo sostanzialmente segue l'ordine cronologico del romanzo, ma anche che tenesse conto di testi di bibliografia che inquadrassero il problema e la questione. In questo senso è stato naturalmente fondamentale l'incontro con Giochi di pazienza, di cui ha già parlato Anna Manfron, su cui non mi dilungo perché poi ne parleranno dopo gli autori. Mi fa solo piacere dire che abbiamo voluto dedicare proprio un pannello della mostra a Giochi di pazienza perché è stato fondamentale per noi, ma era stato fondamentale anche per gli autori di Q nel momento in cui lo scrivevano. Ci trovavamo quindi ad avere a che fare con quello che è il tema della serata, cioè da una parte una dimensione narrativa, quella del romanzo, quindi una dimensione di fiction, di verosimiglianza ma non di verità storica, dall'altra invece la dimensione della ricerca storico-documentaria. E dovevamo fare reagire queste cose cercando di mantenere un equilibrio e di non banalizzarlo. Questo era il nostro scopo. Non volevamo fare né una mostra su Q né una mostra sugli eventi storici trattati da Q. Volevamo fare banalmente una mostra su come quegli eventi storici venivano trattati in Q, che è una cosa un po' diversa, un po' più complessa. Questo ci portava a maneggiare diversi tipi di documenti, sul versante più letterario il testo stesso, il romanzo, a cui poi si è aggiunto anche per la parte finale della mostra Altai, ma anche tutto ciò che era stato detto e scritto sul romanzo, quindi la sua fortuna critica ed editoriale, saggi, recensioni, ma anche le traduzioni che ha avuto nel corso di questi 20 anni in tanti paesi del mondo. Sul versante storico-documentario avevamo i testi originali, i testi che venivano citati nel romanzo e che erano i documenti storici su cui si costruiva la trama e che ci trovavamo fisicamente anche in mano, dovevamo anche gestirli da un punto di vista concreto, anche il fatto della presenza o assenza del documento nelle nostre collezioni guidava le nostre scelte, come ha detto la dottoressa Manfron. Uno degli scopi fondamentali della nostra mostra è valorizzare il nostro patrimonio, quindi abbiamo cercato di dare lo spazio praticamente completo ai nostri documenti, ci sono solo 6-7 pezzi che provengono da altre collezioni. Dall'altra parte testi che possiamo definire di bibliografia secondaria come lo stesso Giochi di pazienza, che però avevano una importanza fondamentale sia per noi per dare un ordine logico alle cose, ma anche perché erano stati i mediatori fra quei testi, fra i documenti originali risalenti al 500 e la scrittura del romanzo, e quindi erano stati fondamentali anche per gli autori. Un intreccio quindi complesso, complicato, il risultato non lo dobbiamo giudicare noi, lo dovete giudicare voi guardando la mostra, guardando la versione online che è ancora più ricca di materiali. Quello che vogliamo fare ancora in pochi minuti è puntare l'attenzione su alcuni documenti che ci sembra appunto siano meritevoli di essere citati oggi, anche se molto velocemente. Dal punto di vista più legato al romanzo, più letterario, ci fa piacere pubblicare nella versione online la scaletta che Luther Blissett mandò all'editore Einaudi, quindi abbiamo detto prima a Severino Cesari, e sulla base della quale fu decisa la pubblicazione del romanzo stesso. È la prima volta che viene pubblicata, è un documento che qui vedete la prima pagina, è un documento stampato al PC, in realtà pubblichiamo online anche due pagine manoscritte perché la prima versione del romanzo gli autori la scrivevano a mano, ognuno separatamente poi le fondevano insieme. E il titolo era I guerrieri di Qumran, ci sono molte cose che sono rimaste nella versione definitiva, altre cose sono cambiate, quindi può essere un documento interessante per studiare la genesi del romanzo, fra l'altro fare oggi questa critica delle varianti o addirittura degli scartafacci, se vogliamo usare una denominazione contignana, su un romanzo moderno è sempre più difficile, quindi ci sembra una cosa interessante. Perché le varianti finiscono nel cestino del PC sostanzialmente, quindi è per questo che è difficile.
Dal punto di vista storico-documentario, grande novità che abbiamo già anticipato è stata l'identificazione di un nuovo esemplare del Beneficio di Cristo datato 1543 e stampato a Venezia da Bernardino Bindoni, così come l'unico esemplare finora conosciuto datato 1543, quindi data della prima edizione a stampa del testo, era quello che è conservato alla biblioteca del St. John's College di Cambridge, scoperto a metà del XIX secolo e sul quale sono state poi approntate tutte le edizioni moderne. Si riteneva che fosse l'unico scampato alla furia censoria dell'Inquisizione, perché da un certo punto in avanti, quando il beneficio è stato sostanzialmente inserito nell'indice dei libri proibiti, si procedeva ogni volta che se ne trovava un esemplare alla sua distruzione fisica materiale. Grazie alla tenacia di Marcello, bisogna rendere merito, i meriti sono tutti suoi, che non si è arreso all'idea che in realtà era ormai data per scontata che non ce ne fossero altri esemplari. Marcello appunto ha identificato un nuovo esemplare che si trova alla Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel in Germania e che è anche questo datato 1543, stampato a Venezia da Bernardino Bindoni. Lo pubblichiamo integralmente online grazie alla concessione della biblioteca di Wolfenbüttel. Speriamo che possa diventare oggetto di studio per gli specialisti. Per i nostri primi minimi riscontri che siamo riusciti a fare, un ulteriore dato è interessante, cioè che si tratta in realtà di due edizioni diverse. I due esemplari sono due edizioni diverse stampate nello stesso anno dallo stesso stampatore. Questo cosa significa? Possiamo darlo per certo, è sicuramente una conferma della grandissima diffusione che ebbe il beneficio, cioè del fatto che era veramente molto richiesto, tanto da venire continuamente ristampato. Il professor Prosperi in un suo libro lo definisce il più controverso e straordinario successo editoriale e religioso del Cinquecento, quindi era stato veramente un best seller, se vogliamo usare la terminologia moderna. Altri due documenti, come diceva Anna Manfron, sono stati individuati invece nelle nostre collezioni, grazie a Patrizia Busi che ce li ha segnalati, dopodiché li abbiamo perlomeno iniziati a studiare. Il primo è un documento, entrambi riguardano il controllo della stampa da parte dell'Inquisizione romana. Il primo è l'istruzio circa indice, che è un documento in realtà è il secondo da un punto di vista cronologico, un documento del 1559 che viene pubblicato, emanato subito dopo la pubblicazione del primo indice dei libri proibiti dell'Inquisizione romana, che è appunto di fine 58, inizio 59. L'indice che era stato voluto da Gian Pietro Carafa, poi Paolo IV, quindi da l'ombra che domina tutto il romanzo, tutto Q, un indice che era stato reputato particolarmente severo anche per esempio dagli ordini religiosi, e quindi vengono chieste alcune deroghe sostanzialmente, e questo documento serve a moderare la severità di quell'indice. Poi ci sarà un paio d'anni dopo una bolla che ufficializzerà questa cosa, la Moderatio Indicis. Un documento conosciuto ma di cui si conoscono pochissimi esemplari originali, quindi uno si trova qui. Il secondo documento è ancora più, se vogliamo, anche questo è stato sostanzialmente non pubblicato, conosciuto, ma molto meno studiato, ed è l'edictum contra Bibliopolas et Librorum Impressores atque Doanarum Officiales del 1543, quindi un anno dopo la creazione dell'Inquisizione romana, è il primo documento ufficiale dell'Inquisizione romana e non a caso si occupa di controllo della stampa. Carafa sapeva bene che oltre alle persone bisognava controllare anche le parole che queste persone dicevano o ancor più scrivevano. Appunto è un editto che minaccia pene molto severe contro librai, stampatori e gli ufficiali di dogana, cioè sostanzialmente, di nuovo con un'espressione moderna, tutta la filiera del commercio librario, chi produceva i libri, chi li commerciava e chi doveva controllarne i vari passaggi e il commercio. E minaccia appunto pene molto severe per chi non controlla
la produzione o il commercio di libri che sono stati proibiti, condannati o anche solo sospetti di eresia. Quindi è un documento molto, molto rigido anche questo, e un documento importante anche perché sostanzialmente è quello che stabilisce che ogni libro pubblicato deve avere una licenza di stampa. L'Archiginnasio ne possiede due esemplari. La particolarità qual è? Che si tratta di un documento a stampa in cui venivano però lasciati degli spazi bianchi che venivano compilati a mano con i nomi delle persone a cui l'editto era indirizzato, che erano sostanzialmente o l'inquisitore di un certo territorio oppure persone che collaboravano con il Tribunale dell'Inquisizione di quel territorio. Finora, da quanto ci risulta, era stato pubblicato soltanto un esemplare relativo a Ferrara. I nostri due esemplari invece sono relativi, uno a Bologna, alla nostra città, uno invece alla Romagna, e entrambi sono indirizzati a Leandro Alberti. Chi ricorda Q ricorderà anche che Leandro Alberti nel romanzo, ma in realtà è evento storico, nel 1551 è l'inquisitore di Bologna che interroga Don Pietro Manelfi, e i verbali di questo interrogatorio sono stati studiati e pubblicati nel 1970, se non sbaglio, da Carlo Ginzburg, ma quegli stessi verbali sono un elemento fondamentale nella trama del romanzo, soprattutto nel precipitare degli eventi finali. E quindi torniamo a quell'intreccio di storia, narrativa, verità e finzione su cui poi ci parleranno meglio i nostri ospiti. Concludo soltanto facendo anch'io brevissimi ringraziamenti che aggiungo a quelli di Anna Manfron, a tutti i colleghi che ci hanno aiutato, che hanno collaborato con noi, aggiungo i colleghi della distribuzione, dell'amministrazione e anche della comunicazione, visto che se siete poi qui in tanti oggi è merito anche di una comunicazione decisamente efficace. Ringrazio Alessandra Curti, responsabile dell'Archiginnasio, e Anna Manfron, che hanno creduto fin da subito nella nostra idea e quindi l'hanno appoggiata, oltre ad averne poi supervisionato il procedere, e ringrazio i nostri ospiti non solo per essere qui stasera, ma perché ci hanno anche loro seguito durante i mesi di lavoro. Con Wuming ci siamo visti, credo, la prima volta a settembre scorso, dopodiché ci siamo sempre tenuti in contatto, ci hanno dato materiale, ci hanno fornito idee e suggerimenti, quindi il ringraziamento è anche per questo, ma anche col professor Grisburg e il professor Prosperi. Professor Grisburg abbiamo la fortuna ogni tanto di averlo in biblioteca, quindi l'abbiamo disturbato di persona. Professor Prosperi l'abbiamo più volte disturbato via mail per avere la loro preziosa consulenza, soprattutto sui documenti di cui vi ho appena parlato, che erano quelli su cui c'erano più cose da capire e da scoprire. Quindi ringrazio doppiamente gli ospiti e infine non possiamo che ringraziare voi di essere così numerosi questa sera. Grazie mille. Benissimo, grazie Marcello e Michele. Ora la parola appunto a Wuming. Buonasera a tutti, sarò brevissimo, voglio solo dire due cose per introdurre poi il pezzo forte, che sono ovviamente gli interventi dei prof, sul nostro uso della storia, in particolare quello che abbiamo fatto per scrivere Q, perché poi nel corso di 20 anni è cambiato il nostro modo di lavorare con la storia in narrativa, magari ne parleremo successivamente in coda alla conferenza. Quindi io parlo di quello che accadde 20 anni fa e più ormai, quando decidemmo di cimentarci appunto con una storia come questa e con la storia. Intanto avevamo poco più di 20 anni, avevamo tantissimo tempo a disposizione, non avevamo mai più avuto così tanto tempo a disposizione, e ci prese anche una certa quale ossessione, cioè per anni, perché ci sono voluti anni per scrivere questo romanzo, dico anche al di là delle ricerche storiche, proprio la stesura ha richiesto anni, per anni ci siamo alzati la mattina con questa frase ricorrente: quello che devo fare, e quello che devo fare era scrivere Q, e poteva significare in quel periodo della nostra vita metterci letteralmente appena svegli a scrivere, per poi magari vederci il pomeriggio, incontrarci, discutere quello che si era scritto individualmente, condividerlo, emendarlo, eccetera eccetera. È stato un periodo, ecco, della nostra vita.
Tutto questo magari è stato sostituito nel corso del tempo col mestiere, ma una cosa è rimasta, e cioè l'idea che ci ha poi portati a fare effettivamente gli scrittori, cioè che la letteratura sia un corpo a corpo con la storia. Credo che sia un'immagine di Tronti, la prendo a prestito. Un corpo a corpo con la storia intesa sia come passato, come storia reperibile nelle fonti, sia come contesto storico nel quale ci si trova ad agire e a scrivere, evidentemente. Ecco, questo è rimasto. Il modus operandi di allora fu in realtà molto semplice. Si trattò di trovare i libri di storia che contenevano già le storie, in buona sostanza, quindi sfruttare biecamente il lavoro degli storici e collegarle tra loro attraverso la finzione, la fiction. In buona sostanza l'idea di fondo di Q era prendere tante biografie e attribuirle alla stessa persona, ecco, facendogli cambiare nome, facendogli attraversare la storia della riforma, della controriforma, l'Europa, eccetera, nella prima metà del Cinquecento. Però un particolare riferimento va fatto effettivamente a quando ci imbattemmo nel lavoro di questi signori che stanno qua alla mia destra, perché quello fu abbastanza un colpo di scena per noi, e senza il loro lavoro effettivamente non ci sarebbe la terza parte di Q, molto semplicemente, sarebbe molto diversa, quantomeno, e che è la parte in cui il tramaccio collassa, in cui si scopre chi è Q, in cui... che si svolge in Italia, quindi che è anche molto più vicina a noi, ecco, che parla di luoghi anche molto prossimi come Venezia, no? Noi ci imbattemmo in giochi di pazienza, appunto, nel libro che è stato citato, tratto da questo seminario fatto da loro all'inizio degli anni 70, quando alcuni di noi non erano nemmeno nati, e che credo in parte, insomma, abbia avuto come location dell'indagine anche l'archiginnasio stesso, quindi non siamo in un luogo casuale, evidentemente, appunto è l'Università di Bologna. Lì c'era già tutto. Perché dico fu un colpo di scena? Perché c'era l'Inquisizione, c'era un libro eretico, appunto, che era stato un bestseller, poi spazzato via, che era stato un'arma usata dalle due fazioni della Chiesa, quelli più aperti al dialogo e quelli più intransigenti. C'era il Costituto Manelfi, c'era il verbale di polizia manomesso, appunto la dichiarazione, la deposizione di Manelfi a Leandro Alberti, strappata, con una riga cancellata. E lì uso un'immagine del professor Prosperi nella sua recensione a Q di 20 anni fa, mi sembra che uscisse sul Corriere. Lui disse: lì lo storico si ferma, dove la fonte tace lo storico si ferma e può fare delle ipotesi. Il romanziere lì invece va a nozze, lì si butta, appunto, e può usare la fantasia. Lo diceva per differenziare i nostri due mestieri, e aveva assolutamente ragione, sono due mestieri diversi, è il caso di ribadirlo, per quanto gli storici possono usare tecniche della narrazione e per quanto i romanzieri, appunto, sfruttino il lavoro degli storici, perché noi a quel punto, di fronte alla pagina strappata, l'abbiamo riscritta. Noi ci siamo sbizzarriti e ovviamente l'abbiamo fatto non al servizio della conoscenza storica, ma al servizio della trama che volevamo scrivere. Ci abbiamo incastrato lì dentro, in quel Costituto Manelfi, in realtà tutta la nostra trama, abbiamo fatto convergere lì tutta la trama del nostro romanzo. Il Costituto Manelfi è diventato quello che Hitchcock chiamava il MacGuffin, no? L'oggetto intorno al quale tutta la storia, la trama alla fine si risolve. Ecco, facciamo mestieri diversi, ma non ci sono dubbi che se noi non ci fossimo imbattuti nelle loro ricerche, molto difficilmente ci sarebbe venuto in mente una terza parte e un finale di Q come quello che poi abbiamo scritto. Ecco, per questo a volte ci è capitato di presentare questi signori come coautori, loro malgrado, evidentemente. Ogni tanto ci è capitato, ecco, in questi anni. Ma questa è anche la dimostrazione, insomma, di quello che diceva quel tal Lenin, cioè che la storia è sempre più strana, sempre più imprevedibile, sempre più scaltra di quanto il miglior rivoluzionario possa immaginare, figuriamoci un romanziere. Grazie.
sempre bellissimo entrare nell'intimità della produzione del pensiero e della scrittura. Bene, allora adesso la parola al professor Adriano Prosperi. Io ringrazio moltissimo l'Archiginnasio per avermi dato il piacere di questo ritorno di un emigrato da Bologna che ritorna come un migrante nella città dove ha vissuto a lungo, da cui non immaginava di andarsene via e dove ritorna sempre con grandissimo piacere, anche perché contro la convinzione che un altro migrante fra Pisa e Bologna, che si chiamava Giosuè Carducci, che solo nel passato è il bello, vero? In realtà tornando nell'Archiginnasio in particolare, si scopre che nel passato non è il bello, ma è nel presente, diciamo, di un'istituzione come l'Archiginnasio, che abbiamo conosciuto diversissima. Io ricordo appunto le commissioni che si occuparono dell'Archiginnasio in momenti critici, Ezio Raimondi e tanti altri amici. Ebbene, le condizioni di allora erano diversissime. Pensate che in queste stanze si consultavano dei libri, senza avere nozione del valore di quei libri. Io ricordo un episodio che mi colpì, perché cercando sulle tracce di quel seminario di capire meglio che cosa ne era stato di quei benedettini che avevano fatto capolino, ovvero nella nostra lettura del beneficio, mi misi a leggere una raccolta di prediche di uno di loro che era diventato vescovo, stampata nel 500. Beh, questa raccolta di prediche era tutta sottolineata spietatamente con una penna biro, da mano ben nota in realtà di uno studioso che andava in cerca del vescovo tridentino, perché questo benedettino era diventato vescovo e aveva scritto e pubblicato queste prediche e aveva sottolineato quelle che erano poi in realtà pagine ereticali, erano le pagine dell'arcieretico Giorgio Siculo, e ne aveva ricavato quello che andava cercando. Segnalo a Carlo Ginzburg, ovvero sul problema dei presupposti della ricerca. Lui andava in cerca di un vescovo tridentino e lo trovò, cioè trovò che queste pagine erano esattamente, diciamo, l'espressione dello spirito di un vero vescovo tridentino. Non si era accorto del trucco che gli avevano creato gli editori cinquecenteschi, che sotto il nome del vescovo tridentino avevano tradotto in latino l'epistola di Giorgio Siculo. Ecco. Ebbene, questo vi dà un'idea delle diverse condizioni in cui si lavorava, ma anche della diversa considerazione che si aveva dei tesori dell'Archiginnasio. Vederlo fiorire, noi invecchiamo, ma l'Archiginnasio fiorisce, ebbene, è un segno di speranza ed è una cosa molto, molto bella per me. Ebbene, come è stato citato poco fa, io fui coinvolto, spinto da Giulio Einaudi, da Severino Cesari dietro di lui, a fare una segnalazione sulla stampa, mettendomi davanti a degli scrupoli di coscienza molto forti. Io pensavo di non poter parlare di narrativa, pensavo che il solco, ovvero, che divide l'uno e l'altra fosse tale che varcarlo fosse già dare un cattivo insegnamento agli apprendisti storici. Andò così che quella segnalazione la feci, fece piacere agli autori, fa piacere a me adesso ricordarlo, anche perché in attesa di questo incontro io appunto mi sono chiesto, e ho anche complicato il lavoro degli organizzatori, quale fosse il titolo adatto per questo incontro: dalla storia alla letteratura, cioè come travaso da un campo all'altro, storia e letteratura l'un contro l'altra armate. Non riuscivo a trovare una soluzione. L'unica soluzione che mi è venuta in mente è semplicemente il fatto che si arriva alla storia attraverso la letteratura come attraverso i libri di storici. Forse, per quanto riguarda la mia esperienza, si arrivava alla storia, alla ricerca storica, più attraverso la letteratura. Guerra e Pace è stato per me decisivo, molto più dei manuali di storia che mi misero in mano, che non attraverso le ricerche degli storici. Però c'è uno scalino ulteriore che vorrei evocare, perché è una proposta di riflessione su questa materia, che è una materia importante, cioè
storia e letteratura non sono, diciamo, come dire, discipline, vero, anonime, impersonali, che dominano il lavoro di chi entra al loro servizio. Sono attraversate dalla storia anch'esse, e l'impressione è che, diciamo, si respiri in qualche modo la stessa aria nell'una e nell'altra, e per cui evidentemente la storia di cui, la storia studiata ai nostri giorni e la letteratura pubblicata ai nostri giorni non è più quella che abbiamo conosciuto noi nel secolo scorso, ovvero quando ci siamo avviati a questo lavoro di lettori. E vorrei soltanto, diciamo, lanciare una suggestione che mi ha colpito, poi parlerò delle cose di cui potrei parlare meglio. Mi ha colpito di recente, rileggendo la Recherche di Proust, un passaggio di Le Timbre Trouvé, in cui Proust scrive: c'è un lato della guerra, il côté de la guerre, chi, si parla di Robert de Saint-Loup, commençait, je crois, à percevoir. Lui dice il narratore, la voce narrante, a Gilbert, c'è un lato della guerra che Robert de Saint-Loup cominciava a scorgere, a intravedere. La guerra è umana, cioè si vive come un amore o come un odio. Potrebbe essere raccontata come un romanzo, e che di conseguenza, se questo o quello va ripetendo che la strategia è una scienza, questo non l'aiuta per niente a comprendere la guerra, perché la guerra non è strategica, non è strategica. Il nemico non conosce i nostri piani e noi non sappiamo l'obiettivo perseguito, nella stessa maniera in cui noi non sappiamo quale sia l'obiettivo perseguito dalla donna che amiamo, e questi piani forse non li sappiamo neanche noi stessi. Poi c'è un'altra lunga citazione, ma dove si cita anche Dostoevskij, ma mi ha colpito il fatto che l'idea che la guerra si vive come un amore o come un odio è un sentimento. Bene, la dimensione umana della guerra come frutto di odio e di amore, tutto l'odio, le perdite, il sacrificio e l'amore che la guerra comporta, ha scritto di recente Azad Kudi, il cecchino curdo, nel suo libro nel mirino, i miei giorni di festa di Kobane. E così l'amore della vita e l'emozione della guerra dovete colpire tanti, vero? Pensavo a Carlo Levi nel suo libro del 39 sulla paura della libertà, dove la premonizione della guerra che stava per arrivare si trasformò in una riflessione visionaria sul fenomeno guerra. Ma quello che mi ha colpito appunto è la coincidenza fra questa pagina di Proust e un Marc Bloch che affrontava la guerra non come strategia, vero, ma come false notizie di guerra, per scoprire questo lato profondo dell'odio, vero, da una parte e dall'altra, e dell'amore, dei sentimenti profondi che muovono la guerra. Niente strategia. Ebbene, io su questo, diciamo, lascio i pensieri a voi e svolgo rapidamente, spero, il punto che avevamo, diciamo, concordato, cioè io mi occuperò del contenuto della nostra ricerca, lasciando a Carlo Ginzburg, vero, di aprire il discorso sopra il progetto, l'intelaiatura, vero, la parte concettuale. Avevamo fissato nel corso del nostro seminario del 71-72 due punti fondamentali a proposito del beneficio, e tanti complimenti a chi ha trovato questo nuovo documento che ci mostra come ci fossero ristampe in continuazione nell'anno di pubblicazione, quindi anche le varianti di stampa diventano interessanti, e soprattutto abbiamo la prova dell'effettivo tiraggio della stampa per un pubblico che comprava e leggeva questo libro. Ora, diciamo, avevamo fissato come punti tematici la circolazione prestampa del beneficio fin dal 1540, e poi si era andati avanti sulla strada del tentativo di distinguere le mani dei due autori, quella di un Flaminio predestinazionista, agostiniano radicale nel senso della riforma, che si innesta come una ridipintura su di una prima versione
dominata dal pelagianesimo benedettino di Don Benedetto da Mantova, con la sua tesi della predestinazione universale alla salvezza. Su quelle basi ci preparammo, ricordo, ciascuno a modo suo, alla relazione da presentare al convegno autunnale di Torre Pellice del 1972, dove ci è stato chiesto di esporre le nostre scoperte. Io, dominato, devo dire, dall'insicurezza, cercai nuove fonti, mi sentivo mancare l'aria e così individuai, non ricordo come, l'esistenza di un documento conservato nell'archivio milanese della famiglia Gallarati Scotti. Era morto da poco il notissimo Tommaso Gallarati Scotti, diplomatico, modernista, saggista, vero? E ottenni dal curatore dell'archivio in quell'estate, era Nicola Raponi, la possibilità di consultarlo, non solo, ma anche di farne un microfilm, su cui, vero, mi dedicai alla lettura. E fui colpito intanto da una scoperta, che cioè questo processo Morone era in realtà un fantasma che aveva lungamente aleggiato negli studi sulla riforma, il compendium processum. C'era stato un riassunto di questo grande processo che aveva circolato sotto il titolo di compendium processum. In realtà non era un compendio dei processi, quello che aveva fatto comparsa come sintesi era in realtà il riassunto del solo monumentale processo contro Giovanni Morone, il cardinale di cui è appena uscita una monumentale biografia. Ebbene, quindi questa scoperta. E fu quella estate, diciamo, per me una lettura eccitante, perché scoprì appunto non solo che questo era il processo che lungamente avevamo inseguito, il fantasma di quella serie di processi compendiati nel compendio, nacque anche il progetto di una edizione di questo processo. Poi a Torre Pellice Luigi Firpo mi chiese di farne un'edizione e la cosa andò avanti stancamente, io abbandonai questa impresa che fu poi assunta autonomamente da Massimo Firpo, dal figlio di Luigi Firpo. Ebbene, l'altra scoperta era intanto la chiara definizione del ruolo di Flaminio, che era stato, si diceva nel processo, repurgator, revisor del testo di Don Benedetto. Vergerio aveva parlato addirittura di due autori, ma qui siamo davanti appunto alla definizione del suo ruolo come revisore, repurgator. E poi, per quanto riguarda la circolazione, si scopriva appunto che questo testo era entrato in circolazione in date differenziate, tra il 1541, prima della stampa, e il 1543, esattamente nel momento in cui nasce l'Inquisizione romana, diciamo, scatta anche la repurgatio, ovvero l'espurgatio del testo. Siamo nell'ambiente di Verona, il vescovo Giberti, che era stato molto favorevole anche lui, come tanti altri anche vescovi allora, come Contarini eccetera, al testo del beneficio, viene avvertito da un domenicano, questa è la testimonianza che si legge nel processo Morone, viene avvertito da un domenicano che in realtà si tratta di un testo eretico. Allora chiede che venga fatto l'elenco, vero, delle eresie che vi sono. E poi però, diciamo, Giberti muore e scatta la caccia al beneficio. Quindi il vescovo però aveva stimato che fosse cosa buona, dice la testimonianza del processo. Ebbene, furono tutti d'accordo in questa ritirata dal fronte del beneficio di Cristo. Il vescovo lo condanna in tutta la sua diocesi, ma intanto Beccadelli l'aveva già visto espurgato dal Flaminio e da questo, l'aveva visto però nel gennaio 1541, poco prima della partenza di Contarini per il colloquio di Ratisbona, quest'ultimo tentativo
di evitare la rottura con la riforma, questo tentativo che arriva a un risultato serio, importante, perché ci si accorda sulla formula della giustificazione per fede e per opere, formula sconfessata poi sia a Roma sia a Wittenberg e ritrovata a quanto pare alla fine del secolo scorso nelle trattative fra cattolici e protestanti a secoli di distanza. E c'è la lettura delle censure di quattro credo dottori fatta da Catarino mentre la sua operetta contro il beneficio era già quasi perfetta e quasi data nelle mani dello stampatore. Cioè questo documento confermava che c'era una frenetica circolazione di manoscritti, di pareri, di discussioni che investe addirittura colui che scrisse la prima violenta accusa, vero, di eresia contro il beneficio di Cristo, cioè il Catarino. E da qui nacque in anni successivi la mia ricerca, ma questo è un altro discorso, vero, sulle tracce dell'eresia benedettina, quella incarnata da Giorgio Sicolo. Era una direzione totalmente divergente dalla riforma magisteriale di Lutero e di Calvino, ma estremamente pericolosa per la sopravvivenza dell'assetto dottrinale e istituzionale della Chiesa papale. E qui le tracce si perdevano, non trovavo in realtà gli eroi della riforma combattenti contro il papato Carafa o altro, vero, quello che domina un po' nella narrativa dei Wu Ming, si trovava il disperdersi di fantasie ereticali totali, radicali, vero, l'attesa di incarnazioni di Cristo in un monaco straordinario che colpisce le fantasie, e poi quando vengono tirate le briglie, allora il monaco viene impiccato nelle carceri di Ferrara e il testo del beneficio viene inseguito come testo ereticale, mentre l'eresia diffusa nel corpo dell'ordine benedettino viene snidata con una caccia che impegnò decenni di attività da parte dell'Inquisizione. Ecco, se riusciremo ora, questa scoperta dell'altra copia stampata dallo stesso stampatore nello stesso anno, intanto conferma, appunto, la straordinaria fortuna tra i lettori, e dall'altro però, apre prospettive di sogno per chi cerca di indagare ancora la sorte di questi testi. Di recente un giovane studioso molto bravo mi ha segnalato l'apparire del titolo dell'opera principale di Giorgio Sicolo, che io ho seguito inutilmente, il Libro Maggiore, l'apparire di questo titolo di un'opera stampa in un catalogo inglese del 600. Ancora una volta, l'Inghilterra si rivela come il luogo d'approdo delle correnti evangeliche, ereticali, pacifiste, visionarie, e soprattutto come il luogo di rifugio della grande cultura italiana del 500. E quindi è apparso il titolo, qualcuno forse sarà fortunato e troverà anche il testo, quindi ci sono attese verso il futuro. Vi ringrazio molto. Grazie davvero, anche in questo caso l'emozione di entrare nei giochi di pazienza della ricerca storica. Bene, la parola al professor Ginsburg. Vorrei ringraziare Anna Manfron, i bibliotecari, tutti voi per questo incontro veramente per noi straordinario. Il seminario che conducemmo insieme e poi l'articolo che scrivemmo insieme e poi il libro Giochi di pazienza sono nati letteralmente qui. Ho proprio un ricordo di io e Adriano nella sala dei cataloghi, sfogliando i cataloghi, ma su questo ritornerò. Quindi è una parabola che si compie ma che è già ripartita verso nuove vie grazie alle vostre ricerche. Ora, è passato quasi mezzo secolo, l'inaspettata nascita di un'opera narrativa da ricerche storiche
avviene in un clima molto diverso da quello in cui noi abbiamo cominciato a lavorare. Come sapete, da decenni circola negli ambienti accademici, soprattutto nordamericani, ma poi in realtà un po' in tutto il mondo, l'idea che tra narrazioni di finzione e narrazioni storiche non esista un confine rigoroso, tutto è finzione. Io contro questa idea mi sono battuto per decenni, letteralmente, perché quando cominciai a insegnare a Los Angeles mi accorsi che gli studenti più brillanti e curiosi di sapere in realtà erano affascinati da questa idea. E questa idea mi sembrava veramente pericolosissima e continua a sembrarmi pericolosissima. Da qualche sintomo, un messaggio che mi è arrivato non molto tempo fa, ho l'impressione che quest'idea stia conquistando o abbia conquistato gli ambienti accademici cinesi. Ora, un conto è dire che non esiste fra narrazione di finzione e narrazione storica un confine rigoroso. E un conto è invece parlare di, come è stato fatto citando forse Tronti, mi piacerebbe poi ritrovare il contesto, parlare di corpo a corpo tra letteratura e storia e letteratura. E questo mi trova completamente d'accordo. Ora, però, ho riflettuto un po' sopra le caratteristiche narrative del lavoro che abbiamo fatto insieme e che, diciamo, hanno potuto forse condizionare, ma qui la risposta deve venire dai Wu Ming, non solo il contenuto del loro lavoro, ma anche forse in qualche modo la forma. Cosa voglio dire? Dire che ogni ricerca storica ha una componente narrativa a me pare una banalità, è vera, però diciamo forse possiamo essere tutti d'accordo. Quello che abbiamo cercato di fare in questo libro, Giochi di pazienza, è qualcosa di diverso. Ora io devo dire che mentre ho dei ricordi vivissimi, del lavoro insieme, prima nel seminario, poi per lavorare al saggio e poi anche per lavorare a questo libro, in realtà non ricordo come siamo arrivati, forse Adriano ha dei ricordi più precisi, come siamo arrivati all'idea di raccontare il seminario. Questo francamente non lo ricordo, cioè ricordo che abbiamo cominciato a lavorare letteralmente fianco a fianco, cioè ogni, anche se c'erano divisi dei settori ricerca, su questo poi voglio tornare, ecco, però tutto veniva poi sottoposto alle critiche reciproche, è letteralmente un lavoro a quattro mani. Ora, c'è stata questa convergenza e c'è stata poi una divergenza. Adriano ha menzionato la sua ricerca, il libro bellissimo, su Giorgio Siculo. Io ricordo ancora quando tu, salendo le scale di casa mia, ti ho visto salire con un'aria un po' stravolta. E non riuscivo a capire perché, ma subito tu, sul pianerottolo, mi hai detto che avevi trovato per l'appunto questo Giorgio Siculo tradotto in latino. Cioè era proprio una scoperta fresca, no? Ecco, allora, c'era lavorare insieme e poi, ognuno ha preso la sua strada, ma dopo qualche anno. Ora, questo libro si conclude con un paragrafo di una riga e dice il paragrafo: cominciammo a scrivere. Ora, questa riga era effettivamente coerente con il progetto, cioè raccontare come la ricerca aveva preso corpo. Io non ricordo se allora abbiamo resi espliciti alcuni modelli. Uno è certamente Thomas Mann, romanzo di un romanzo, come vedete cito modelli altissimi, ma c'è un modello ancora più alto che è assolutamente, no, esplicito no, ma nascosto sotto quest'ultima riga, e cioè Proust. Perché, come tutti quelli che hanno letto la Recherche sanno,
il libro finisce con la scrittura della ricerca, è un gattone che si morde la coda. Ora, tu hai citato quella pagina della ricerca su cui in realtà io molti anni fa, scrissi, cioè un saggio sullo straniamento, parlavo di quella pagina sulla guerra che non è strategica, Dostoevsky, eccetera. Ora, questo elemento di straniamento, secondo me, è presente in questo libro. Io credo di essere stato spinto poi a riflettere su questo tema perché nel distacco rispetto alla ricerca, per cui quelli che hanno fatto la ricerca la guardano da lontano e si mettono a ragionare sulla ricerca, questo elemento metanarrativo, beh, implica un elemento di straniamento. Siamo gli stessi, ma non più gli stessi. Ora, qui c'è un elemento narrativo che forse può, diciamo, avere avuto un peso anche nell'elaborazione romanzesca. Io credo, ho appena citato, diciamo, un tuo contributo decisivo, perché devo dire che degli elementi di ricerca sono emersi in questo libro. Quello che mi colpisce di più retrospettivamente è stata la tua scoperta su Giorgio Siculo. Vorrei a questo punto però, in gara con Adriano, rivendicare l'epigrafe, perché credo che l'epigrafe sia mia. E l'epigrafe dice, vediamo se la trovo, la leggo, ed è appunto supponendo tutto e scegliendo le congetture più probabili che i giudici, le spie, gli amanti e gli studiosi indovinano la verità di cui vanno in cerca. Questo è Balzac. Devo dire che il termine spie di lì a qualche anno è diventato il titolo di un saggio che io ho scritto. Però c'è quest'idea che è al centro della ricerca, e questa è pienamente condivisa perché è proprio al cuore della ricerca, e cioè che gli elementi inconsapevoli abbiano un peso profondo nella ricerca, per cui bisogna continuamente lottare perché, e qui dico una frase che nel libro non c'è, ma però mi pare legata al libro, io diciamo la elaboro alla luce di questa ricerca comune, c'è il rischio in ogni ricerca di trovare quello che si cerca, punto e basta. E questo va evitato. Questo va evitato. Allora, diciamo, qui ci sono questi trucchi su cui abbiamo ragionato e su cui si ragiona alla fine, e cioè far intervenire il caso. Qui avevamo una frase di uno studioso che è un modello per noi e per tutti coloro che lo conoscono, e cioè Carlo Dionisotti, che scrisse: il caso, e cioè la norma, attraverso cui quello che non è noto diventa noto. Ora, su questo effettivamente abbiamo lavorato insieme qui, all'archiginnasio. Io ricordo ancora, ti ricordi che avevamo una scatola da scarpe in cui c'erano dentro delle schede, e dentro, diciamo, la scatola da scarpe c'erano delle schede con scritto, non so, andavamo a cercare nel catalogo, dato avevamo dei benedettini, degli scrittori di cose religiose, si trattava di ricostruire la foresta di cui il beneficio di Cristo è un albero. Allora andiamo nel catalogo e cerchiamo Marco, Benedetto, Giovanni. Ora, diciamo, devo dire che questo procedimento condotto così esplicitamente, siamo prima di Google, adesso, diciamo, queste cose si possono fare rapidissimamente, diciamo, usando il computer. Però lì eravamo, diciamo, al tempo del mirabile catalogo a schede dell'archiginnasio e della nostra scatola da scarpe. Ora, diciamo, questo rendere esplicito la ricerca del caso come elemento per rompere il circolo potenzialmente vizioso tra i presupposti e i risultati, ecco, io credo che questo fosse un elemento di novità. Tu non l'hai menzionato, me l'hai ricordato però in un'email, e cioè la freddezza, anche un eufemismo forse, degli accademici di fronte a questo libro. Questo libro, per quello che mi ricordo, quando uscì ebbe una sola recensione che era una stroncatura, sulla Revue d'Histoire Ecclesiastique. Poi col passare del tempo, correggimi se sbaglio, poi col passare del tempo, a distanza di decenni, ci fu una curiosa inchiesta, se non sbaglio, nella... Sì, ma era il Journal of 16th Century Studies o qualcosa del genere, sì. Sì, e diciamo, si chiese a una serie di studiosi: ma qual è il libro che vi è parso più interessante negli ultimi decenni? Se non sbaglio, due studiosi citarono questo libro, che invece aveva avuto, diciamo, una
sì, una reazione più che fredda. Più che fredda. C'era qualcosa che violava l'etichetta degli studi, secondo me. Però, diciamo, vabbè, devo dire che un'accoglienza diversa ci avrebbe forse deluso. Ora, c'è questo elemento del caso, cioè il caso, alla fine del libro c'è quella specie di triangolazione tra caso presupposti e la filologia come strumento per usare il caso contro i presupposti. Ora, io ho citato quel saggio Spie che scrissi dopo, e nel corso di questo saggio scopersi un testo stampato, scopersi lo dico tra virgolette perché era famoso, La storia dei figli di Serendippo, un testo stampato a Bologna, a Venezia nel 500, attribuito a un certo Cristoforo Armeno, un nome, un pseudonimo, ma comunque. Ora, questo termine, i figli di Serendippo, cioè quella che oggi è l'isola di Sri Lanka, passando attraverso Ceylon, ha dato vita in Inghilterra, attraverso Horace Walpole, al termine serendipity, che poi è diventato molto noto, diffuso, eccetera. Ecco, io credo che, è curioso perché c'è un libro di uno storico della scienza famoso, Robert Merton, che ha scritto un libro che è stato tradotto in italiano, e lui è poi ritornato insieme a Eleanor Barber sopra I viaggi e le avventure di Serendipity. C'è una larghissima bibliografia, non viene... ora, su questo tema io credo che la ricerca che conducemmo allora mantiene una sua vitalità, e però c'è questo elemento narrativo su cui mi piacerebbe sentire le reazioni di Wu Ming, cioè quest'idea di, come dicevo, la metanarrazione. Ora, quest'idea della metanarrazione è un'idea, diciamo, che fa parte dell'avanguardia del Novecento. Cioè, io credo che lì, io ho citato Proust, avevo citato prima Thomas Mann, cioè, diciamo, è qualcosa che fa parte della letteratura, ma non era così esplicitamente diventata parte della riflessione storica. Allora, qui torniamo, diciamo, al tema che hai toccato tu, che era stato toccato prima, cioè il corpo a corpo. Ecco, allora, quello che mi pare veramente notevole è che delle ricerche di storici generano un romanzo e generano una ricerca che, diciamo, del tutto, con dei risultati del tutto inaspettati. Io devo dire che trovo questa traiettoria magnifica. Grazie. Direi che la domanda che avevo posto all'inizio, cosa servono le biblioteche, insomma, abbiamo tante belle, bellissime risposte. Bene, la parola di nuovo a Wu Ming, grazie. Sì, beh, allora io innanzitutto mi associo a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti fin qui e provo così ad aprire uno spazio anche per domande, no? Per ragionare insieme per quello che si può, insomma, in un contesto così fitto. Intanto una prima risposta la do io a Carlo Ginzburg rispetto, diciamo, alla questione del caso. Devo dire che se ripenso alla ricerca che abbiamo fatto per scrivere Q, la serendipità e la casualità sono la forza principale, dirompente. Noi siamo partiti non sapendo nulla. Non avendo un'idea della materia che andavamo a indagare, in qualche modo partendo dalla nostra ignoranza e proprio per questo cercando di provare a trovare un modo di raccontare determinati eventi storici a coloro che come noi verosimilmente non li conoscevano. Partire dalla propria ignoranza da questo punto di vista è importante perché, siccome
la narrazione storica, diciamo il romanzo storico, crea sempre una dialettica, no? Tra ciò che cerco di raccontare in una maniera diversa e ciò che già mi hanno raccontato. Chi parte dalla sua ignoranza in qualche modo parte appunto dalla vulgata, da quel poco che tutti sanno, e quindi più facilmente poi può ragionare su come mettere in dialettica questo che già si sa, che già tutti sanno, che già è stato raccontato, e provare a raccontarlo altrimenti, perché sennò il romanzo storico non avrebbe senso, no? Se uno lo guarda bene da vicino, in fondo è raccontare di nuovo qualcosa che è già stato raccontato, non è inventarsi una storia completamente nuova, no? E quindi in qualche modo avere, diciamo, la consapevolezza di quella che è la ricezione più o meno comune di un determinato periodo storico aiuta a metterlo in prospettiva e a provare a fargli una sorta di controcanto. Quindi fu il caso e furono le bibliografie in fondo ai testi che iniziamo a consultare a indirizzarci verso nuove letture. Furono i bibliotecari di un'altra biblioteca, in questo caso la Biblioteca di Scienze Religiose di Via San Vitale, fondata da Dossetti, dove ci seppellimmo per 6 mesi, in buona parte anche a fare, diciamo, un tipo di ricerca che per noi era nuovo, non era, diciamo, la ricerca storica sicuramente il nostro pane quotidiano. Uno di noi cercava in quegli anni di laurearsi in storia contemporanea, ma gli altri facevano facoltà differenti. Alla fine sì, c'è anche riuscito. Ma ci siamo riusciti anche noi a laurearci in quelle altre cose, fortunatamente. Tutto questo che il caso appunto ci forniva, tutti questi elementi che in qualche modo sposavamo con l'idea di tenere più o meno tutto, no? A volte si dice che una delle tecniche moderne per ragionare, no? Quella che viene chiamata brainstorming, consiste nel dire 100 cose, buttarne 99 e tenerne una, no? Per quella che è risultata buona, l'idea che funziona. Noi probabilmente procedevamo esattamente all'opposto, cioè consultavamo 100 testi e volevamo tenerne 99, tenere 99 personaggi che avevamo incontrato, appunto magari inventandoci un filo narrativo che li tenesse assieme. Non a caso, insomma, il romanzo, quando lo presentammo alla casa editrice, fu salutato come un po' troppo lungo per i canoni che allora andavano per la maggiore in libreria. E uno dei principi che seguivamo nel mettere insieme questi pezzi, trovati appunto in gran parte casualmente, era quello di una radicale verosimiglianza. Cioè, la caratteristica fondamentale forse di Q è che tutto ciò che noi raccontiamo, in qualche modo, cerchiamo di renderlo verosimile, di fare in modo che sia, diciamo, storicamente plausibile. Chiaramente non è tutto fondato sulle fonti, non è tutto documentato, ci sono episodi inventati, ci sono parti inventate dentro a episodi testimoniati, nel senso che magari c'è un incontro tra due persone di cui rendono conto i documenti, ma poi quello che quelle due persone si sono dette in quell'incontro, beh, insomma, se devi scrivere un romanzo probabilmente te lo devi inventare. Ma il principio che ci guidava era quello appunto di una radicale verosimiglianza, cioè di una verosimiglianza che da un lato rendesse indistinguibile al lettore non esperto di quelle cose, ignorante più o meno come noi, che cosa ci eravamo inventati e che cosa invece avevamo trovato nelle fonti, tanto poi da produrre una domanda, no? Appunto, che cosa si sono inventati in questo libro, perché apparentemente non si riesce a distinguere. Sulle prime tutto sembra verosimile. E dall'altra parte, appunto, radicale questa verosimiglianza, perché non creava degli scollamenti nel corso degli eventi così come lo conosciamo. Insomma, non succedeva che a un certo punto, grazie a qualche micro differenza, luterani e cattolici si rimettessero d'accordo, ovviamente, no? Non era un romanzo ucronico. Ragiono su questo perché un elemento che vorrei mettere lì, appunto, rispetto alla
alla discussione, alle domande, è proprio questo della verosimiglianza. Perché se guardo al nostro percorso, insomma, che in 20 anni ci ha portato a scrivere nuove cose, in qualche modo noto, anche inconsapevolmente, che e ultimamente in maniera più consapevole, che i nostri romanzi hanno accolto sempre di più elementi invece di inverosimiglianza, ovvero elementi immediatamente riconoscibili come implausibili da parte del lettore. In 1954 c'è un incontro tra Cary Grant e Tito sull'isola di Brioni che, per quanto ben architettato, non appare plausibile dal punto di vista storico. Nessuno ci crede, insomma, nessuno ha provato a compulsare biografie di Cary Grant per vedere se davvero quell'episodio ci fosse. In Manituana c'è una donna nativa americana che riesce a spostarsi da un posto all'altro sognando di essere un picchio. Anche questo, insomma, pochi si sono chiesti se fosse accaduto veramente. Nell'Armata dei Sonnambuli c'è un giustiziere mascherato che va in giro per la Parigi del terrore e del Termidoro a randellare di mazzate letteralmente i nemici della rivoluzione. Anche questo personaggio, insomma, per quanto sia dotato quasi di superpoteri grazie a un amico mesmerista, non risulta esattamente plausibile, fino ad arrivare a dei dell'antica Grecia che compaiono al confino di Ventotene e extraterrestri alieni che arrivano a Mosca nel 1927. Perché questo? Mi sono interrogato su come mai, insomma, siamo andati sempre di più a inserire questo tipo di elementi, di implausibile, di inverosimile, di finto anche, no? Nel senso di completamente finzionale. Probabilmente i motivi sono più di uno. Da un lato credo sia una reazione a una sorta di ossessione che pian piano è diventata molto forte anche nel mondo della narrativa per il vero, tratto da una storia vera, no, che compare quasi sempre in fondo ai film. Un disclaimer che hanno preso in giro, che è stato preso in giro in un film intitolato Burke and Hare, Ladri di cadaveri, dove compariva la scritta "questa è una storia vera", poi c'era la dissolvenza, la scritta successiva era "tranne le parti che non lo sono". L'epigrafe di un romanzo che ho scritto insieme ad altri, che si intitola Timira, era "questa è una storia vera, comprese le parti che non lo sono", alludendo ovviamente a una verità diversa dalla verità storica. Però ecco, forse in parte c'è questa, è una reazione a questa ossessione. In parte anche il bisogno di creare nel lettore uno straniamento, cioè noi ci siamo spesso interrogati su che effetto fa il romanzo storico sul lettore, che effetto fa la radicale verosimiglianza sul lettore, che effetto fa quando appunto tutto ciò che ti viene raccontato sembra vero, sembra accaduto realmente, è plausibile. Non è che c'è il rischio che si abbassi lo spirito critico? Non è che c'è il rischio che venga meno un certo straniamento, no, rispetto a quello che mi viene raccontato? Non c'è il rischio che mi appaia come naturale e quindi come vero, in fondo, ciò che è semplicemente verosimile? Forse se inserisco nei romanzi, che per altri aspetti invece riportano dettagli storicamente verificabili, delle spine, delle macchie, degli elementi di inverosimile, forse desto l'attenzione del lettore, forse il lettore starà più attento anche a ciò che gli appare più verosimile, forse otterrò come risultato uno stimolo alla ricerca, che poi è il risultato che noi vorremmo ottenere con i nostri romanzi, cioè non soltanto, diciamo, l'effetto romanzesco puro e semplice, ma anche l'invito a cercare, l'invito a farsi domande. Forse in un'epoca in cui le falsità, molte falsità, siccome sono verosimili, vengono prese per vere, mi viene da dire che abbiamo seguito un suggerimento di Dostoevsky che dice la verità è sempre inverosimile, per renderla credibile bisogna aggiungerci un pochino di menzogna. E allora, appunto, se la falsità verosimile sembra vera, invece bisognerebbe dire verità inverosimili, allora una dose di inverosimile all'interno anche dei romanzi storici può
fare al caso nostro. Concludo sullo stimolo del trovare quello che si cerca, no? Come appunto come cosa da evitare. Quando uno ha un martello picchia come se fosse un chiodo anche sopra una vite, col risultato molto spesso di peggiorare il buco e di non fare un buon lavoro, no? Di non proiettare i presupposti sui risultati, e questo diciamo è quasi sempre un problema in ogni momento in cui ci confrontiamo con l'altro, con qualunque alterità. Anche il passato in fondo è un'alterità, c'è chi diceva è una terra straniera, no? Come faccio a confrontarmici senza trasformarlo in me stesso? Come faccio a rendere comprensibile qualcosa che è altro rispettando il fatto che sia altro, no? Questo è insomma un tema sul quale ci siamo interrogati spesso. Mi chiedevo però, rispetto a questa questione dei presupposti, se io non conosco appunto il mestiere dello storico, quindi la faccio come prima domanda, diciamo, a voi che invece lo praticate, per poi sentire altre domande. Quanto nelle ipotesi che uno storico fa, quanto nel modo in cui si mette di fronte alle fonti, a volte possano contare anche ipotesi narrative, il che non fa chiaramente della storia qualcosa di assimilabile alla fiction narrativa, no? Però in questo conflitto positivo che produce contaminazioni reciproche tra letteratura e storia, mi piacerebbe appunto sentire il vostro parere su questo. Ricordo che in un libro di Carlo Ginzburg intitolato Rapporti di forza c'era in qualche modo, no, questa idea. Siccome appunto il libro è di un po' di tempo fa, vorrei sapere insomma nel frattempo come la si sviluppa, e sentire anche il parere del professor Prosperi su questo, per poi aprire alle domande. Grazie. Comincia a rispondere. Beh, io risponderò brevissimamente, cioè io continuo a essere d'accordo con me stesso e con quello che tu hai detto. Cioè penso che nel momento in cui un'ipotesi viene formulata in una forma narrativa. Naturalmente poi il problema è di trovare, diciamo, di verificarla. Però il passo oltre che ho fatto in un saggio che non è ancora, di cui non esiste ancora una versione italiana, è che diciamo l'esperimento mentale formulato in forma narrativa è qualcosa che è condiviso sia dagli scienziati delle cosiddette scienze dure sia dagli umanisti o dagli scienziati sociali, eccetera, cosa che diciamo mi ha portato a dissentire dal più grande storico del XX secolo, cioè Marc Bloch, che invece diceva, l'ha scritto nelle sue riflessioni postume, che l'esperimento non è accessibile agli storici. E già, ma l'esperimento mentale, comunque io non voglio adesso monopolizzare la discussione. Grazie. No, io non ho risposto a questa domanda, salvo appunto l'impressione che questa letteratura che introduce sempre più elementi di inverosimiglianza dica qualche cosa di noi, cioè dica qualcosa di una fase in cui il mondo appare più estraneo, più straniero, più incomprensibile di quanto curiosamente non apparisse a noi il mondo dove eravamo nati, che era pure sempre il mondo della guerra, dell'occupazione tedesca e della fase difficile della liberazione, eccetera. Ecco, allora l'impressione è che diciamo si cambiasse atteggiamento verso la storia, nascesse una curiosità verso la storia che si nutriva indifferentemente di letteratura storica dell'Ottocento, di romanzi storici, di narrativa o di liberi e propri libri di storia, diciamo, in qualche modo l'incontro con la storia a me sembra a posteriori un incontro necessitato. Si trattava di capire come si fosse arrivati lì e le domande si rivolgevano ad un passato che era un paese straniero. Oggi l'impressione appunto è che la storiografia
diciamo, cerchi alimento, suggestione nella fiction per una specie di debolezza congenita che l'ha presa e che tradisce anche il, diciamo, il fatto che il nostro tempo non ha, non vuole, vero, pensare in termini storici. Io ho l'impressione sempre di più di una fase in cui tutto si concentra su di un presente che non ha un passato e che non pensa che avrà un avvenire, cioè questa idea della storia come, come mutamento, come, come flusso di cose che cambiano, è completamente, diciamo, emarginata da una, diciamo, come dire, da una tendenza tipica di un'epoca in cui la tecnologia, diciamo, fenomeni più vasti, vero, che voi avete tutti ben presenti, come diciamo, il trionfo diciamo, dei giochi finanziari, il trionfo dei giochi di potere fra potenze enormi che ci schiacciano, vero? Si traduca anche in una specie di umiliazione del senso della differenza, non solo a livello, come dire, di un rapporto estraniato con gli altri, vero? E qui, vabbè, evoco un mondo vasto, gli immigrati, i diversi, eccetera, ma il rapporto estraniato anche con noi stessi, insomma, col mondo in cui viviamo, e la stessa, diciamo, penso a fenomeni che hanno pervaso anche l'insegnamento accademico, la storia come disciplina, tra virgolette, che si impara e si riproduce in sede propria, considerando sede propria quella accademica, ecco, anche in quell'ambiente quello che avviene è una, come dire, una eliminazione della sorpresa, della differenza, da un meccanismo di controllo del progresso delle ricerche che prescinde completamente dal contenuto che i libri di storia, le ricerche di storia portano avanti e si ferma asetticamente, in maniera apparentemente asettica, vero, a registrare diciamo, la sede editoriale, la lingua come elementi di valutazione differenziale. Insomma, è un, diciamo, è una sensazione complessiva di una fase in cui la storia vive vita difficile, le biblioteche vivono vita difficile generalmente in Italia e quindi, come dire, introdurre elementi stranianti non è un segno di buona salute, tutto sommato, non è un segno di buona salute, perché non è un, come dire, elementi stranianti, sì, ho letto questi, anche gli ultimi prodotti di Wu Ming, ma gli elementi stranianti lasciano incomprensibile, vero, quello che uno desidererebbe sapere, come è stato possibile che un gruppo di confinati in un'isola concepisce in un anno ancora drammatico di guerra, eccetera, il progetto dell'unità europea. Ci sono gli dèi? Beh, se ci sono gli dèi tutto è possibile, ma diciamo, cercare di capire come fosse possibile arrivare a quel punto rimane una domanda che uno si fa davanti alla storia. Lo dico prendendo come elemento di prova, diciamo, la narrativa, ma se dovessi prendere come elementi di prova i libri di storia che mi circondano, che mi arrivano, che leggo, che vedo, eccetera, sarei ancora più drammaticamente pessimista, perché ci sono, diciamo, c'è un afflusso di prodotti prevedibili che non scoprono niente, diciamo, fabbricati per essere offerti in pasto a dinamiche del tutto sganciate dalla vita sociale. Ci sono degli ottimi giornalisti che fanno dei bei libri di storia, ma nella sede propria, nella sede che una volta si considerava propria, vero? Le cose vanno in maniera molto diversa, ma non vorrei mettere elementi diciamo di pessimismo in questo contesto, ecco, era soltanto questo tema dell'estraniamento che mi pare sia stato usato in maniera diversa da Carlo Ginzburg e dal Wu Ming
in senso completamente diverso. Ecco, straniamento nella proposta di Carlo era quello, diciamo, il procedimento per cui uno cerca di vedersi come colui che con la sua stessa presenza contamina il tavolo dell'esperimento, no? Principio di indeterminazione, quindi cercare di ridurre gli elementi di influsso che lo storico si porta dietro, per cui è attirato da ciò che sa o da ciò che vuole trovare. Si riesce, una delle domande che ci facemmo nel corso di quel seminario e delle discussioni che seguirono, che trovarono poi posto in questo libro, una delle domande era: ma siamo riusciti a trovare qualcosa di diverso da quello che cercavamo? Siamo davvero riusciti? Abbiamo avuto successo in questo? La domanda ci rimase davanti. L'impressione in fondo, fu in fondo un'impressione non completamente positiva, perché andavamo in cerca di qualcosa di diverso dal modo in cui, diciamo, la storiografia ufficiale macinava allora i temi di riforma e controriforma, inquisizione, eccetera, vero? Secondo strategie ideologiche che obbedivano alle chiese o ad altro tipo di convinzione ideologica, ma noi cercavamo qualcosa di diverso. In qualche cosa l'avevamo trovato, l'idea appunto che ci fosse questo strato benedettino in un testo che era stato massacrato, distrutto proprio perché lo si considerava diciamo protestante, questa idea andava contro le tesi allora e tuttora vigenti nella ricerca storica diciamo specialistica su questi argomenti. Non solo il nostro libro non ebbe nessun successo, il recensore ormai defunto, ovvero della Review di Storia Ecclesiastique, ci addirittura preconizzò non solo il successo, questi sono due furfanti che vanno in cerca di successo, questo lui diceva, e avranno successo, questo libro avrà un successo straordinario, diventeranno ricchi. Diventeranno ricchi, questa è l'aggressione più violenta che abbia mai ricevuta da quello che era il recensore della Review di Storia Ecclesiastique. Allora, i bibliotecari volevo sollecitare appunto interventi, sì, però, dal pubblico sulla questione dello straniamento, sì. Appunto, sì, può installare un di noi dissero il contrario, dissero che eravamo un fuoco di paglia e saremmo finiti subito, quindi alla faccia di chi ci voleva male 20 anni fa, ecco. E no, la questione dello straniamento è molto interessante, perché in realtà il fenomeno che descriveva prima Wuming Due, il tipo di tecniche che stiamo cercando di utilizzare, nascono dalla nostra pratica dello straniamento, che abbiamo usato poi insomma in una maniera non tanto eterodossa rispetto a quanto scriveva Sklovsky, ad esempio, no? Cioè, nel senso che noi nei nostri romanzi abbiamo sempre cercato di trovare un'angolatura sghemba, l'abbiamo chiamata nella nostra fraseologia lo sguardo obliquo, per vedere un periodo storico, un fatto storico, un episodio, una determinata temperie da un punto di vista diverso, ecco. E quindi questa pratica dello sguardo obliquo ci ha fatto poi ottenere degli effetti di straniamento, perché descrivevamo alcune cose e alcune personaggi e alcune traiettorie in una maniera abbastanza inattesa. Questa è la cosa che poi anche chi si è occupato di noi a livello critico e appunto insomma, ha rilevato. Però poi da questa pratica dello straniamento, che non è nulla di nuovo in realtà, no? Però poi ci siamo fatti delle domande invece su un'altra dimensione che volevamo provare ad attingere per andare sempre di più verso una lettura attiva dei nostri romanzi, no? Noi ci siamo sempre detti, ci piacerebbe che a ogni riga chi legge si facesse una domanda. E questa cosa del perturbante abbiamo cominciato a insomma a esplorarla. Il perturbante è proprio quasi nel senso freudiano di un Heimlich, una qualcosa che è estraneo e familiare al tempo stesso, una dimensione indecidibile che però a noi arriva tramite Todorov, tramite le riflessioni sulla letteratura fantastica di Svetan Todorov, che distingueva
in buona sostanza due modalità dell'uso del fantastico in letteratura, e diceva c'è il, lui lo chiamava l'étrange, il fantastico strano, dove fenomeni soprannaturali, paranormali o comunque inspiegabili trovano una spiegazione a loro esterna, cioè vengono ricondotti a una spiegazione razionale. E, non so, il mastino dei Baskerville non è davvero un cane indemoniato che corre per la brughiera, e poi invece distingueva un altro uso che era quello del meraviglioso. Il fantastico meraviglioso è quello dove c'è un patto fatto immediatamente tra chi scrive e chi legge, tra autore e lettore, per cui il soprannaturale non ha una spiegazione razionale, lo accetti come tale, è appunto quello che oggi insomma viene chiamato fantasy, da Tolkien in avanti. C'è appunto un mondo che viene inventato ex novo, dove esistono degli esseri che nel nostro non ci sono, dove esiste, non so, la magia, esistono incantesimi e cose del, quello è il meraviglioso. E Todorov diceva c'è lo strano e c'è il meraviglioso, ma cosa succede se usi il fantastico stando in piedi sulla fune con la pertica in mano, proprio da funambolo, bilanciandoti tra le due dimensioni in modo che entrambe le spiegazioni possano funzionare e stia al lettore, proprio alla sua interazione, alla sua scelta, decidere quale delle due scegliere oppure di seguirti e camminare in equilibrio sulla fune anche lui o lei. Questo appunto per portare a farsi delle domande. Chiaramente poi il nostro uso del fantastico e del visionario e anche a volte del soprannaturale all'interno di romanzi che per il resto hanno un impianto appunto di romanzo storico, dove cerchiamo di ricostruire la vita delle persone in un determinato frangente, in una determinata epoca, in una maniera tutto sommato rispettosa di quella che abbiamo trovato nelle fonti, però poi ci sono queste svirgolate. Ci sono queste cose che portano chi legge a chiedersi ma cosa sta succedendo adesso, però chiaramente hanno anche uno scopo allegorico. Posso fare appunto alcuni esempi per capirci meglio. Nel nostro libro Un viaggio che non promettiamo breve, che è uno di quelli che noi non definiamo propriamente romanzi ma che abbiamo sempre chiamato oggetti narrativi non identificati, cioè sono libri prevalentemente di non fiction, che qualcun altro avrebbe trasformato in inchiesta giornalistica, ma che noi invece scriviamo appunto con un corpo a corpo, cioè trasformiamo in oggetti molto più ibridati e usiamo tecniche letterarie in buona sostanza per scriverli. Un viaggio che non promettiamo breve racconta 25 anni di lotta Notav in Valsusa, prendendo in prestito tecniche dal romanzo epico latinoamericano alla Marquez, prendendo in prestito appunto tecniche dal reportage narrativo nordamericano alla Tom Wolfe e cose così, no? E anche dalla storia orale nostrana e dalla microstoria. Ad un certo punto, dopo pagine e pagine e pagine in cui la storia del movimento Notav, la sua genesi, la sua genealogia in lotte precedenti, il suo rapporto col proprio territorio viene ricostruito in una maniera dove tutto è riscontrabile, ogni fonte è citata o comunque rintracciabile, dove tutto è stato sottoposto a un rigoroso fact-checking, ad un certo punto ci sono dei capitoli di narrativa horror, dove il cantiere del Tav diventa una vera e propria creatura soprannaturale che secerne a sua volta altre creature soprannaturali, no? E sono dei momenti di fiction allegorica per rendere l'idea di che tipo di sensazioni, che tipo di appunto reazioni ha avuto questa comunità valsusina nel trovarsi la valle militarizzata, occupata e tutto quanto. Quindi questo mostro che viene creato è chiaramente un'allegoria. In questi oggetti narrativi non identificati noi usiamo fiction e non fiction cercando delle ibridazioni, però appunto per evitare quel problema che diceva prima Wuming 2, no, del fatto insomma che si potrebbe fare questo in maniera anche disonesta o comunque che confonde chi legge, per distinguere in maniera netta una soglia, un passaggio in cui passiamo dalla non fiction alla fiction e quindi non confondere il lettore con perché si fa presto, cioè l'ibridazione può diventare una brodaglia se non hai un certo rigore.
abbiamo scelto in quelle parti di fiction di radicalizzare al massimo, cioè di scegliere la forma di fiction che è la più lontana possibile dall'inchiesta, dal reportage, e quindi di andare in una direzione che era quella appunto dell'horror e del soprannaturale. Si stabilisce anche lì un patto con chi legge capisce, ok, da questo momento qui la narrazione diventa allegorica. Poi c'è un altro momento in cui si ritorna invece alla ricostruzione il più possibile minuziosa, dettagliata, rispettosa delle fonti, con appunto fact checking, interviste ai testimoni, eccetera. Però appunto queste soglie abbiamo scelto di renderle le più nette possibili, proprio per una questione di non metterle sullo stesso piano, sempre per quel problema che altrimenti si arriva a pensare che anche la parte che più potrebbe somigliare a quello che è il lavoro dello storico sia considerata finzione a sua volta, proprio, e quindi abbiamo deciso di usare questo metodo del perturbante per dire: qui c'è una soglia, qui c'è un limite, qui si passa a un'altra modalità e dopo si passerà di nuovo a quella prima. La questione, ad esempio, degli dei dell'Olimpo nel nostro romanzo La macchina del vento, anche lì in realtà noi abbiamo riscontrato che nei carteggi, negli epistolari dal confino, anche nella memorialistica di molti confinati di Ventotene, questo elemento visionario, anche insomma del rischio di impazzire al confino, questo continuo interrogarsi sul rischio di impazzire in quella condizione, e anche il fatto di avere il fantastico, il visionario e l'onirico come valvola di sfogo, sono presenti anche nei carteggi dei personaggi più insospettabili. Ci sono cronache di sogni premonitori nelle lettere alla madre di Ernesto Rossi. Di Ernesto Rossi riportiamo in esergo una frase dove dice: forse appunto il paranormale, se noi lo esplorassimo di più, eccetera. E allora abbiamo pensato come rendere la carica di anticipazione che ha avuto l'esperienza del confino a Ventotene in una maniera allegorica, e quindi lì la riflessione sulla macchina del tempo, sull'isola come macchina del tempo, l'isola di Ventotene, dove il tempo non scorre come altrove. E il gioco poi macchina del tempo, macchina del vento, fin dal titolo. E invece gli dei dell'Olimpo sono dovuti al fatto che il narratore del romanzo è uno studente di lettere classiche che non è riuscito a laurearsi perché è entrato in un contrasto direttamente politico col proprio relatore, che era l'insigne grecista e latinista fascistissimo Goffredo Coppola. Non gli è andata nessuno giù il fatto di non essersi potuto laureare. Nella sua tesi descriveva i mari del mito greco come mari di incontro, di accoglienza, appunto non il contrario del mare carceriere, del mare barriera, del mare muro che lui si trova di fronte al confino e che noi troviamo oggi nelle nostre cronache tutti i giorni. E allora praticamente per beffa, mandato al centro del mare del mito, lui comincia ad allucinare gli dei greci che diventano un vero e proprio piano narrativo. Però tutto questo è nato da un prolungamento di linee al confine tra il delirio e la riflessione sul proprio delirio, che effettivamente abbiamo trovato nelle testimonianze dirette e soggettive dei confinati. Però anche lì il gioco è sul limine. Questi dei, quello che sta succedendo, succede davvero o appunto è la fantasticheria dell'io narrante, come lui stesso peraltro dice? E la macchina del tempo, le riflessioni sulla macchina del tempo, il fisico romano al confino che fa queste riflessioni sulla macchina del tempo, sono scientificamente plausibili o fanno anch'esse parte di questa dimensione? Ci si arriva a porre molte domande leggendo il libro, e sono tutte domande che riguardano effettivamente questa grande carica di anticipazione che ebbe quell'esperienza a cui appunto ha fatto riferimento poco fa il professor Prosperi, e cioè il fatto che si ha l'impressione fortissima che a Ventotene i confinati si stessero preparando alla resistenza, quando sul continente nessuno aveva il più remoto barlume
di mezza idea che la resistenza ci sarebbe stata, come possibile? Probabilmente una questione di, per dirla con Marx, di general intellect, vale dire che lì sono state concentrate centinaia di menti, a un certo punto erano più di 800 i confinati e molti di essi erano tra le menti migliori di due generazioni, in uno scoglio effettivamente il tipo di riflessioni, il tipo di conversazioni, il tipo di anticipazioni, il tipo di predizioni che potevano fare, effettivamente tra l'Europa, la resistenza e tante altre cose, era qualcosa che si poteva rendere anche in allegoria, usando un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di modalità, sempre segnalando, sempre cercando di segnalare quest'uso, stabilendo una soglia, mettendo un segnale, mettendo un marcatore, oppure raccontandolo in quelli che abbiamo usato spesso, i titoli di coda che mettiamo alla fine di molti nostri libri, che rappresentano una sorta di making. Qualcosa di molto simile si può dire con la presenza dell'extraterrestre, anche lì c'è il perturbante Danny in Proletkult, è un extraterrestre davvero? È uno che crede di essere un extraterrestre? Su questa indecidibilità si gioca il giudizio sul romanzo stesso e anche l'immagine della rivoluzione d'ottobre e del suo decennale che nel romanzo ci si appresta a celebrare. E mi fermo qui, grazie. Grazie davvero, e mentre vi preparate, spero, a fare qualche domanda, ci sono i bibliotecari con il microfono a gelato che possono raggiungere ciascuno di voi che voglia appunto intervistare Wu Ming, i bibliotecari, ma soprattutto Carlo Ginzburg. Vi devo portare i saluti di Adriano Prosperi, che si scusa, insomma, pensava che terminassimo entro le 19, aveva prenotato il treno che ovviamente non aspetta la fine del nostro dibattito, ecco. Quindi a voi la parola, chi vuole intervenire? Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Rischio di indulgere nella laudatio, che non è sempre un genere, come dire, auspicabile, ma provo lo stesso a dire due cose che mi sono venute in mente mentre vi ascoltavo. Allora, il convegno di oggi, il titolo del convegno di oggi ha come sue due polarità, la ricerca storica e la narrativa. E quindi c'è un terzo incluso che è la narrazione della ricerca storica. Allora, si diceva prima che la ricerca del professor Ginzburg e del professor Prosperi sul beneficio di Cristo, una ricerca che tra l'altro, diciamo, irta di difficoltà, loro intrapresero appena trentenni, vorrei quasi dire altri tempi, ma non lo dirò, viene, diciamo, di quella ricerca si dà conto con due testi diversi. Un testo auctum in usum scholarum, cioè un testo che è apparso nel corpus reformatorum italicorum destinato alla comunità degli specialisti, e appunto il libro pubblicato da Einaudi nel 75, che potremmo dire auctus in usum omnium o in usum volentium, cioè destinato a chi lo vuole, a un pubblico più generalista, che ruota però attorno all'articolo diciamo scientifico, e almeno io, insomma, così ho inteso il libro, ruota attorno non solo dando conto della ricerca nel suo svolgersi, ma anche esponendone i
i risultati. Tra l'altro nel libro si fa una notazione fugace, si dice: ma quando noi volevamo scrivere il testo scientifico, l'articolo per il Corpus Reformatorum, ci si diceva non firmatelo in due perché per il vostro futuro accademico non serve a niente. La stessa raccomandazione ce la sentiamo rivolgere immutata 44 anni dopo, a testimonianza che nonostante tutta la retorica sul lavoro di gruppo, l'Accademia rimane un luogo dominato dall'individualismo. Comunque, diciamo, quello che mi colpisce molto, appunto, lo si è detto, del libro Giochi di pazienza, è che effettivamente, diciamo, la sua meraviglia sta nel fatto che la componente narrativa è accentuata, ci sono molto accentuata rispetto a come si è abituati a fruire un saggio di storia. Ci sono dei personaggi, gli storici A e B, ci sono che organizzano un seminario, che trascelgono i testi, poi ci dicono che vanno negli archivi, gli va male, poi fanno un'altra spedizione, gli va meglio, formulano ipotesi, battibeccano, imboccano false piste, poi correggono, eccetera. E lo dicono consci di star facendo un percorso retrospettivo, quindi diciamo, avvertendo che la loro ricostruzione è comunque una ricostruzione fatta ex post, quindi per quanto abbiano dato conto degli errori e delle imperfezioni che hanno incontrato nel corso della ricerca, dicono: può darsi che la nostra memoria appiani delle asperità che all'inizio non c'erano, o che ricordi delle cose che nello svolgersi della ricerca sono andate in maniera diversa. Allora, diciamo, nelle pagine finali del libro loro dicono, ragionando sui modelli, effettivamente nella storiografia ce ne sono pochi, e uno potrebbe dire a 44 anni di distanza le cose non è che vadano meglio, però diciamo, a me verrebbe da fare questa considerazione, cioè è un po' come se quel metodo di scrittura abbia agito sotto traccia in alcuni di quelli che nel lessico di Wu Ming da 10 anni a questa parte sono appunto gli oggetti narrativi non identificati, con il narratore che si chiede, che dà conto delle ricerche che fa, dei sopralluoghi, delle consultazioni d'archivio, si chiede: ma starò adottando il metodo giusto per raccontare questa cosa? È rispettoso dei personaggi che io racconto, quello che dico, eccetera, eccetera. E quindi io ieri per scherzo scrivevo su Twitter, non so se la definizione piaccia agli autori oppure no, che Giochi di pazienza è una sorta di oggetto storiografico non identificato. Dico la seconda cosa, chiudo in 2 minuti, mi scuso per l'incorcibile tendenza a parlare tanto. Quello che poi colpisce tanto del modo in cui vengono dati i risultati della ricerca sul beneficio di Cristo nel libro del 75 è che si trattava di una ricerca di critica del testo. Una ricerca di critica del testo, quindi di una ricerca in cui, data una redazione esistente, si andava alla ricerca di un antecedente ignoto, supponendo e dimostrando l'esistenza della mano di un interpolatore. Il metodo dell'interpolazione è un metodo che proprio in quegli stessi anni, in altre discipline come la mia, per esempio, cioè il diritto romano, veniva giustamente affossato. Cioè, perché? Perché noi facevamo un'altra cosa, cioè rispetto a quella che hanno fatto Ginsburg e Prosperi. Noi sovrapponevamo esattamente, facevamo cattiva filologia e un'operazione idealistica. Cioè, noi avevamo una certa idea del diritto romano e laddove trovavamo un testo che contraddiceva quella nostra idea, lo ritenevamo interpolato. Grazie. Chiudo subito. Chiudo. Sì. Chiudo.
Ecco, quello che fanno invece, e quindi non avevamo fonti terze con sì. cui confrontare sì, le nostre congetture. Mi sembra che il suo pensiero sia ecco, già chiarissimo. La lezione che noi tutti vogliamo, cioè, che almeno io ritengo da quel libro, è che l'unico modo per fare la storia di un testo è leggere l'opera nella sua interezza, conoscerla microscopicamente riga per riga e metterla nel contesto della cultura della sua provenienza, quindi perfetto. Verificarla alla luce delle fonti terze, altrimenti grazie. Non si capisce nulla. Grazie. Qualche altra domanda? Così poi il professore fa una risposta complessiva. Chiedo scusa al professor Gisburg, la mia domanda è per i Wuming e riguarda la seconda parte di Cook, è quella che mi ha entusiasmato di più, dove c'è l'individuazione del nemico principale e una strategia abile. E in particolare la figura di Eloy, in cui ho sentito una certa aria di famiglia e quasi un nano nell'automa, degli echi, diciamo così, che rimandano a qualche secolo dopo, e volevo sapere un po' da voi la figura di Eloy, da che cosa salta fuori e per conto di chi parla. Altre domande? Ah, scusi, c'era un ragazzo. Cerco di essere il più breve possibile anch'io, sempre per i Wuming. Mi scuso con gli storici, però oltre all'opera, beh, in realtà c'è un parallelo da fare, secondo me, cioè oltre all'opera di fare chiarezza sul passato, che è quello che cercate di fare voi, almeno non voglio dire blasfemie perché non studio storia, nell'anno di Q è uscito un altro libro, o negli anni, sembra quegli anni lì, che esce di guerra. E da cui prende poi, mi sembra, da lì nasca tutta la storia su Giap, e che poi è il nome che avete dato al vostro blog che secondo me fa un lavoro fondamentale, che in un paese come il nostro, dove la qualità dell'informazione è quella che è, purtroppo non ha l'impatto che potrebbe avere in altre condizioni. E anche voi quindi costantemente fate un altro tipo di ricerca, che è una ricerca non storica, non storiografica, ma su il presente o il passato più vicino ai nostri giorni. L'altra sera ascoltavo uno di voi a narrazione antifascista a VAG e mi chiedevo una cosa che vorrei provare a chiedervi adesso, ora che siete nella reunion, come l'avete definita. E c'è sempre la sensazione un po' che i tempi in cui viviamo siano i tempi più aggettivo, cioè i tempi migliori in cui vivere, i tempi peggiori, c'è sempre un po' questo tipo di sensazione. Una sensazione che abbiamo nell'era delle fake news a volte è quella di vivere nel tempo dove sia più difficile raccontare la verità e fare scelte basate sui fatti e non sul clamore che li circonda, e di vivere anche in un periodo in cui c'è una specie di supermercato delle opinioni, dove si decide per tifo più che per informazione vera e propria. Quindi, visto che è 20 anni fondamentalmente che fate questo tipo di narrazione, questo tipo di fact-checking, e non solo voi, siete stati poi anche incubatore per esempio Nicoletta Burbacchi, che anche loro fanno un lavoro fondamentale, la domanda che vi faccio è, che è un po' naive, ma provate a rispondermi se ci riuscite, rispetto a quando avete iniziato, oggi, è più facile o è più difficile fare questo lavoro? Cioè, il terreno che avete intorno è più o meno ostile alla vostra opera? Grazie. C'era una domanda anche qui davanti, questo signore in prima fila. Grazie. Buonasera, devo dire che io vengo dal Messico. Dunque, forse io guardo un po' di lontano anche il lavoro di Carlo Ginzburg e anche le opere di Wuming. E una cosa che mi pare molto interessante, Ginzburg ha evocato e ha detto, perché il libro
non ha avuto un grande successo. Il libro comincia con una frase che dice che in genere si dice che non si porta la cucina in tavolo. E allora quello che hanno fatto il professore Prosperi e Carlo Ginzburg è precisamente rivelare i segreti che non si devono rivelare de storici, vuol dire portare la cucina in tavolo. Allora è logico che tutta la corporazione dei storici erano arrabbiati, erano contro, eccetera. Lo dico perché credo che anche questo articolo che è stato menzionato di straniamento è scritto di una maniera esplicita, concente, proponendo che l'estranamento sia un meccanismo di accesso alla storia critica, la storia fatta in un senso critico. E non bisogna estendermi sull'opera del professore Ginzburg, che dal mio punto di vista è il più grande storico, lasciamo perdere, ma comunque, no, ma tutta l'opera del professore è un esempio di storia critica, di storia che cerca il senso critico come centrale. Dunque, adesso passo a Guming. Credo aver visto una intervista nella quale, non so se Guming collettivo o un Guming individuale, diceva che che voi non volevano fare romanze per il romanze stesso. Ginzburg non vuoi fare storia per storia stessa. Che voi non volevano fare dei romanzi per aggiungere un'unità di più ai romanzi che già esistono. E mi ha colpito questo, perché io non conoscevo personalmente Guming, tutte le intervenzioni di dire, per esempio, la citazione di Lenin, che io concordo totalmente, anche l'idea di il compagno che ha detto questo procedimento, che è un procedimento brechtiano, di rompere l'argomento precisamente per sottolineare e introdurre il senso critico nel momento stesso. E dopo questa idea di dire sì, facciamo questo lavoro per produrre delle idee critiche nel lettore. Dunque il mio commentario era soltanto in questo senso, forse l'anello, o forse piuttosto lo spazio che ha permesso che, non per caso ma per necessità, Guming trovasse i giochi di pazienza e approfittasse, e dunque avesse prodotto, ecco, Q, e precisamente questa ricerca del campo della letteratura e del campo della storia, del senso critico. Viene detto che dobbiamo sempre sottolineare la divergenza fra finzione e realtà, perché sennò cadiamo con l'nemico pubblico numero uno, che è il postmodernismo, naturalmente. E grazie. Beh, questa ultima domanda in realtà è stata una magnifica sintesi delle domande, cioè conciliazione delle domande e delle risposte. Qualcosa davvero brevissimo, visto che anch'io vengo da lontano, non dal Messico ma dall'America, ma non è una domanda ma un ringraziamento, non di Q ma di Altai, il romanzo che compie 10 anni, non 20. 20 anni fa ero io per un anno accademico qui, la professoressa Braga del Corno mi ha insegnato i romanzi cavallereschi all'epoca. Adesso mi trovo come professore della cultura italiana in America e ho il gran piacere, in un corso sul romanzo cavalleresco, di concludere il semestre dopo Chrétien de Troyes e Ariosto con Altai. È un grandissimo successo per i miei studenti e anzi lo trovano molto utili. Adesso tutti nati o dopo l'11 settembre o non hanno ricordi precisi, trovano in questo libro, scritto da bolognesi e ambientato a Lepanto, un modo in cui possono esprimere alcuni dubbi, alcune incertezze, alcuni timori, anche speranze. E dunque vi ringrazio da parte loro per tutto quello che avete fatto. Allora direi che Wu Ming, non so chi, vuole appunto rispondere. Grazie. Sì,
dividiamo un po' le domande. Io pochi secondi per soddisfare, non so se ci riuscirò, la curiosità su Eloy, la domanda su Eloy. Eloy è uno dei personaggi che abbiamo incontrato e poi abbiamo fatto molta fatica a rintracciarne gli elementi più concreti. Lo abbiamo incontrato in una pubblicazione, credo del 94-95, di Nautilus, di un testo di Raoul Van Eygem che si chiamava Il movimento del libero spirito, in cui si citavano in maniera anche randomica, a cavallo, diciamo, di epoche storiche differenti, una serie di figure. Ci colpì molto questa figura di questo Eloy, Eloysius Prüwisting, di professione Copritetti d'Ardesia, che pare essere rintracciato nella storia come un fondatore di questa comunità libero spirituale ad Anversa, che ebbe un certo seguito, un certo successo. Immaginatevi qualche cosa come la fondazione, la formazione di qualcosa che poteva assomigliare all'epoca, con tutte le approssimazioni che questo comporta, una comune hippie, di quel momento, diciamo. E quindi si può anche immaginare, diciamo, la reazione ad un qualcosa del genere. Ci aveva molto colpito il fatto che sembra che il seguito, il successo che ebbe, lo ebbe verso soggetti, verso famiglie rivolte al commercio, diciamo così, benestanti. Da lì ci è venuta l'idea, che lo ha reso un personaggio imperdibile per noi, dal quale dovevamo passare, di cominciare, di accennare, raccontare in un certo senso la nascita del capitalismo finanziario, ovviamente nelle sue forme prodromiche, che però non sono assenti in quel momento: la nascita delle lettere di credito, la nascita del denaro che inizia a trasmutare dalla sua fisicità in un qualche cosa di differente, il tutto basato sulla credibilità o sulla presunta credibilità. Cioè, la lettera di credito fondamentalmente sanciva questo. Secondo noi questo era un passaggio imperdibile, che andava accoppiato alla religione in forma parallela, per capire poi le ragioni profonde e materiali dalle quali nascevano e si sviluppavano determinati conflitti, e probabilmente anche quelle soglie di potere materiale, reale, che molto spesso stanno dietro bolle, editti, che sembrano avere come esclusiva materia quella dell'aldilà, che invece spesso non c'entra assolutamente nulla. Molto rapidamente su la, diciamo, quanto i tempi siano cambiati, ecco, quanto la nostra opera sia recepita positivamente o negativamente. I tempi ho l'impressione che siano sempre ostili, a prescindere, diciamo, e che quindi siamo noi che dobbiamo attrezzarci, e credo che ci siamo attrezzati, nel senso che non siamo soli, ecco. Come, diciamo, 20 anni fa ci sentivamo parte di una comunità in movimento, uscivamo comunque da certe esperienze, venivamo da certe esperienze di condivisione, e non a caso decidemmo di scrivere collettivamente. Allo stesso modo, nell'arco di 20 anni noi in realtà quel tipo di approccio, diciamo, l'abbiamo implementato, non l'abbiamo diminuito, ed è quello che secondo me ci ha fatto durare, perché sennò non saremmo durati in questo senso. Siamo molto meno soli, tra l'altro, le persone a cui ci rivolgiamo sono un pubblico trasversale che 20 anni fa non avevamo, perché non avevamo neanche un pubblico, evidentemente. E gli incontri, ecco, anche che ci è capitato di fare dal punto di vista creativo, ci hanno dato tantissimo, dal punto di vista umano e anche politico. Voglio dire, 20 anni fa, mentre scrivavamo Q, la terza parte di Q, ispirati da Giochi di pazienza, se qualcuno mi avesse detto: sai, tra 20 anni tu ti troverai a alzare una barricata antifascista insieme a Carlo Ginzburg al Salone del Libro di Torino, mi sarei messo a ridere.
è molto davvero molto bello andare avanti in questo scambio così, così ricco. Quindi adesso voglio leggervi, no? Per chi magari non gli è capitato di scorrere le pagine appunto di Giochi di pazienza, il pezzettino che ci spiega il titolo. Ma se poi dopo qualcuno ha qualche altra domanda, come vi dicevo, stasera la biblioteca è ancora di più nostra, è ancora più collettiva, quindi stiamo qua a oltranza. Bene, allora, viene un momento, non sempre, nella ricerca in cui, come in un gioco di pazienza, tutti i pezzi cominciano ad andare a posto. Ma diversamente dal gioco di pazienza, dove i pezzi sono tutti a portata di mano e la figura da comporre è una sola, e quindi il controllo dell'esattezza delle mosse è immediato, nella ricerca i pezzi sono disponibili solo in parte e le figure che si possono comporre sono teoricamente più d'una. Infatti c'è sempre il rischio di usare consapevolmente o meno i pezzi del gioco di pazienza come blocchi di un gioco di costruzioni. Perciò il fatto che tutto vada a posto è un indizio ambiguo, eccetera, eccetera. Un invito quindi, è stato detto il blog, abbiamo capito come appunto la pazienza della ricerca, la pazienza dello scrivere, siano importanti, no? Perché ciascuno di noi si dia veramente il tempo, in qualche modo lo diceva anche Adriano Prosperi, di arrivare a interrogarsi e ad andare oltre e trovare ciascuno le proprie risposte. Ecco. I bibliotecari sono qui sempre, tutti i giorni, proprio per aiutare chiunque abbia un quesito qualunque a trovare le sue risposte. Quindi vi invitiamo a frequentare ancora più numerosi di quanto succede adesso le nostre biblioteche, oltre all'Archiginnasio Sala Borsa e le biblioteche del Comune di Bologna, che sono sparse nel territorio e che sono ciascuna di esse una grande ricchezza disponibile veramente per tutti voi. Ecco, quindi se c'è qualche altra domanda siamo qua, e altrimenti ci salutiamo, insomma, con questa. Volevo aggiungere una cosa proprio sulla mostra in sé, che ne abbiamo parlato poco della mostra. La mostra la potete vedere nel corridoio qui fuori dalla sala dello Stabat Mater. Molto semplicemente è organizzata secondo la struttura del romanzo. Ci sono delle bacheche che ripercorrono la storia raccontata in Q. I titoli stessi delle bacheche sono tratti tutti dal libro, così come anche il titolo che abbiamo dato alla mostra. C'è un ultimo pannello dedicato anche ad Altai, perché appunto ci sembrava brutto finire la narrazione di questa mostra solamente con Q, perché poi naturalmente tutto prosegue in Altai. C'è anche una parte di bibliografica molto ampia dove abbiamo messo tutti i testi che abbiamo consultato per allestire la mostra, cioè i crediti naturalmente, e c'è un pannello dedicato all'arte della stampa. E una cosa che non abbiamo detto è che naturalmente tutti i pezzi che trovate in mostra sono stati accoppiati con dei brani del romanzo. Ringraziamo anche Einaudi che ci ha dato l'autorizzazione a utilizzare i brani del romanzo, però l'abbiamo fatto per far vedere come appunto nelle parole del romanzo si possono vedere tutti gli oggetti che vedete esposti in mostra, che sono una piccola parte, perché naturalmente purtroppo non tutto è riuscito a entrare nelle bacheche o nei pannelli. Nella mostra online che vedete qui adesso c'è molto più materiale. Tutto il materiale che vedete online lo potete guardare, scaricare, stampare, fare diffonderlo, fare quello che volete. Ci sono diversi testi integrali, tra cui anche il Beneficio di Cristo nella edizione del 1543 e tanti altri testi che abbiamo digitalizzato integralmente. Potete trovarlo tutto online sul nostro sito. Ci sono, come diceva prima la nostra direttrice, c'è tutta una serie di visite guidate gratuite. La prossima è
martedì prossimo alle 5:30, saranno tutte le 5:30, le faremo anche durante tutta l'estate fino alla conclusione della mostra che ci sarà poi in novembre. Comunque sul nostro sito, sul sito dell'istituzione biblioteche, sull'agenda Bologna Cultura trovate tutti gli appuntamenti delle visite guidate. Altre domande? No? La lettura finale, benissimo, grazie. Allora, la primissima frase che scrivemmo di Q era una frase in stile nominale, cioè priva di verbo, quasi alla cieca. E il primo capitolo della prima parte, però non è l'inizio del romanzo, perché il romanzo inizia col prologo di cui abbiamo letto una parte prima, e poi ci sono alcune lettere di Kohelet, di Q. Dopodiché c'è la battaglia di Frankenhausen, che noi non raccontiamo, ma perché cominciamo in medias res, dalla disfatta. Queste furono le primissime righe, il primo paragrafo di questo capitolo fu la primissima cosa che mettemmo insieme, che montammo, a partire dai vari tentativi individuali. Quasi alla cieca fu la frase che ci colpì di più, quello che devo fare, e poi a leggerlo oggi ci si rende conto che c'è un elemento di metanarrazione, vale a dire questi siamo noi che stiamo cominciando a tentoni a scrivere il romanzo senza aver mai scritto un romanzo in vita nostra prima, quindi letteralmente andiamo quasi alla cieca, spinti, come diceva Federico prima, da questa cosa, quello che devo fare, e tentiamo diverse strade finché non ne imbrocchiamo una. Quindi leggo a distanza di tanti anni, perché queste frasi furono scritte alla fine del 95, quindi più del ventennale dell'uscita del libro, leggo questo paragrafo: vorrei dedicare questa lettura a XM24, uno spazio prezioso, ecco, minacciato di sgombero, uno spazio importante per la Bolognina, per tutto il Navile, per tutta la città e per tutto il paese, e sta a noi impegnarci perché quella battaglia lì non finisca come quella di Frankenhausen, si parva Licet. Quindi capitolo 1, Frankenhausen, Turingia, 15 maggio 1525, pomeriggio, quasi alla cieca, quello che devo fare, urla nelle orecchie già sfondate dai cannoni, corpi che mi urtano, polvere di sangue e sudore chiude la gola, la tosse mi squarcia, gli sguardi dei fuggiaschi, terrore, teste fasciate, arti maciullati, mi volto continuamente, Elias è dietro di me, si fa largo tra la folla, enorme, porta sulle spalle Magister Thomas, inerte. Dov'è Dio onnipresente? Il suo gregge è al macello. Quello che devo fare, le sacche strette, senza fermarsi, la daga batte sul fianco, Elias sempre dietro, una sagoma confusa mi corre incontro, mezza faccia coperta di bende, carne straziata, una donna ci riconosce. Quello che devo fare, il magister non deve essere scoperto, la afferro, non parlare, grida alle mie spalle, soldati, soldati, la allontano, via, mettersi in salvo, un vicolo a destra, di corsa, Elias dietro, a capofitto, quello che devo fare, i portoni, il primo, il secondo, il terzo, si apre, dentro, grazie, grazie a tutte e a tutti.
momento non è che c'era.